non capisco niente stasera, cioè c'è un'atmosfera strana, non lo so, non riesco più a trovare. Allora, gli ospiti, autogestione completa all'interno dello studio, chi insomma, ciao Rambaudi, Ciccio che guarda il cellulare, Marco stai guardando qualche partita, non ci sono partite, vale. Stasera c'è solo il bello del... Gigi e Ross, ma dove sono? Buonasera! Oh. Ragazzi, ma stiamo prendendo il caffè! Scusate, Volete il caffè? E poi, ci rilassiamo, abbiamo battuto la Juve, capito? Ci sta, dai! Ok, ho capito, però non ci dobbiamo mai rilassare, che attenzione! Senso, cioè, no, assolutamente! Ci sarà Napoli-Salernitana, sì. Poi ci sarà... Napoli-Udinese-Napoli... Ho capito, l'Inter deve in qualche modo fermare la Lazio. Ma tu sai che sì, domenica prossima... Vabbè, se succede, ma non lo diciamo... Ok, posso perché? Dire una cosa? Non lo diciamo, potrebbe succedere che... Vuoi un caffè, maestro? Non lo diciamo, ma lo Napoli diciamo, ma... c'è un numero 3 così grande su tutti i ma che contraddizione c'è? Allora, ricomincio da 3. No, grazie, il caffè mi rende nervoso. È tutto, capito? È tutto collegato. C'è il numero 3 e noi ci pigliamo il caffè. Insomma, insomma, ragazzi, stasera è Fossaria Caffè. Vi aspettiamo tra un po', dai. Allora, aspetta, no, che dopo, ragazzi? Ciao, c'è bisogno di carburante. Se parlo di carburante, sto parlando di... Sei stata bravissima, anche con tutti i gufi di dieta. Allora, pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con il bello del calcio e con un grande calore. Forza Napoli! Conduce Claudia Mercurio. Ma buonasera, Marta Martinez, Claudia Mercurio, Salatino. Grazie, buonasera. Che il bello del calcio abbia inizio con questo sorriso, con questo azzurro, con una città che sembra un Luna Park in questo meraviglioso anno, record su record. E che vittoria ieri contro... E che goduria! La Juventus! L'ho capito anche io quel gol, Pensa un po'. Volete vedere una cosa? Marta, chi ha segnato ieri? Raspadori. Si fanno progressi qui, si fanno progressi. Che numero ha Raspadori? Va bene, esageriamo. L'importante è il numero, le coordinate di Radio Marte, perché il bello del calcio è targato Radio Marte sempre. E soprattutto noi siamo in diretta anche su Facebook, quindi abbiamo condiviso da Televomero la nostra diretta anche sulla pagina del bello del calcio. Scriveteci tutto quello che vi passa per la mente in questo momento, davvero con grandi sorrisi. Grazie, tutto che siamo dei vostri. Marta Martinez. Continuiamo le nostre presentazioni, io prima di chiamare loro vado subito a presentare il nostro parterre, Marco Mazzocchi. Buonasera, buonasera, buonasera. Poi non li chiamo loro, noi andiamo avanti per la nostra strada, sai di chi sto parlando? Non li chiamo. Ma no, non hanno fatto ponte? Non li chiamiamo, che ce ne frega a noi, no? Ecco, Franco, ordine! Francesco Modugno. Buonasera, ciao, ciao. Roberto Rambaudi. Buonasera a tutti. Massimo D'Alessandro. Buonasera, ciao, buonasera. Voglio sentire più applausi. Ciccio Marolda. Ecco. Bello questo pubblico caldo che sta qui al bello del calcio. Gennaro Arpaia. Non vale, cioè dopo come Ciccio vale? Marolda presenta Gigi e Ross, non me. No, Gennaro Arpaia, non li vogliamo presentare. Buonasera, buonasera a chi ci segue da casa, buonasera a chi ci segue dalla nostra app Il Bello del Calcio. Vi consiglio subito di scaricarla per restare con noi questa sera, per giocare con noi questa sera, per vivere con noi questa settimana che porterà molto probabilmente, insomma, allo scudetto già domenica, ne parleremo. Voglio però subito darti il benvenuto, Claudia, a questa serata con la richiesta del Comune che è arrivata questo pomeriggio di spostamento della partita di sabato. Per domenica, posso? E chiaramente è arrivato già il no della Lega, è difficile, molto difficile ipotizzare uno spostamento, tutta una serie di concatenazioni. Quindi si giocherà sabato, al 99.9% si giocherà sabato alle 15. È impossibile, Franco? Stravolgere a pochi giorni il programma delle televisioni certo. A pagamento. Certo, palinsesti, diventa complicato. Che vieta assolutamente l'ipotesi di due partite alle 12.30 del Esattamente.
Però Gennaro, Napoli insomma è abbastanza anche incasinata, lasciatemi passare questo termine in questo momento, perché alla Mostra d'Oltremare ci sono degli eventi anche che importanti, che faranno venire a correre tantissime persone, quindi sì, sarà una settimana abbastanza impegnativa. C'è, il Comic Con che va avanti per 4 giorni con 4 sold out diversi. Il sold out quindi, quant'è più o meno? si alterneranno credo almeno 100.000 persone in quei giorni, ma si alterna anche il calcio con la pallacanestro, perché domenica al Palabarbuto ci sarà anche Napoli Basket che cerca di salvarsi, quindi un'altra partita che vorrà dire tanto per la città. E i tifosi del Napoli a questo punto sperano di fare festa sabato, domenica e poi anche lunedì, ecco, visto che è festa. Però Claudia, grande lavoro per le forze dell'ordine. Visto il tema della contemporaneità, c'è una grande firma che su Twitter in queste ore si è espressa e volevo appunto leggertela. Beh. Quella di Marco Mazzocchi, che scrive appunto, vuoi leggerlo tu a questo punto? No, l'hai trovato. Il tema della contemporaneità in Serie A torna sistematicamente attuale ogni fine stagione. Lamentarne la mancanza è obsoleto, soprattutto quando sono le pay TV a mantenere il carrozzone. Il racconto romantico e popolare del calcio italiano è finito da tempo, l'ho detto. Ma questo è grave però, è brutto soprattutto. A me piace il racconto romantico e popolare ovviamente del calcio, che però si è chiaramente perso. È un calcio un po' venduto, ma campato dalle pay TV e dunque è giusto prenderne atto. Dunque sarebbe davvero clamoroso che cambiassero l'orario della partita, anche perché ricordiamo che poi il Napoli gioca di martedì e bisogna comunque far passare 72 ore tra una partita e l'altra. Proprio è una cosa sindacale e quindi penso che sia davvero impossibile. Salutiamo di nuovo Rita Energas. Buonasera nuovamente, grazie a tutti. È stata un po' infastidita da quei due, Gigi e Ross, ma tranquilla, sono stati messi poi alla porta. Fabiola, Star Casino Sport. Claudia, buonasera amici. Vi saluto con questo sorriso a 57.000 denti per la straordinaria vittoria di ieri. Ragazzi, siamo tornati tutti sereni, si può dire. Questo tutto dal mio salottino targato Star Casino Sport, il brand di intrattenimento sportivo che mette al centro dell'attenzione voi tifosi e si caratterizza per la sua capacità di creare contenuti esclusivi editoriali realizzati proprio dai protagonisti dello sport. E sono sicura, amici, che resterete impressionati dal numero di iniziative quotidiane e settimanali che Star Casino vi offre, non solo legate al calcio ma a tutti i tipi di sport. Mi raccomando, seguiteci sempre per vivere in modo diverso e unico lo sport. Grazie Claudia. Grazie Fabiola Ciminera, Star Casino Sport. Intanto Marco, io non li voglio proprio chiamare, perché devi sapere che loro arrivano qui, fanno il loro quarto d'ora, poi vanno via. No, ma è una cosa... No, niente, dobbiamo farli stare. Ma non gliene frega niente, cioè vengono, fanno quella ghetta di 5 soldi. Buonasera, Claudio. Cosa di uno squadro di mercenari? Dai! Siete bestie! Dai! Ieri abbiamo battuto la Juve, siamo più allegri. Dobbiamo essere un po' più allegri. Ah, beh. Ha fatto la battuta, ragazzi, ridete per favore. E uno. No, allora. L'applauso era mio zio. Grazie. Buonasera a tutti, che bello essere qui, soprattutto dopo aver vinto la partita di ieri. Allora, Claudia, allora... Perché bisogna saper... Vincere, perdere, ma soprattutto... Allora, sono 30 puntate che sbagliamo. Sono 30 puntate che vinciamo e sbagliamo sempre. Ecco, esatto. Quindi va bene. Bisogna saper perdere, ma soprattutto bisogna saper vincere. Ok, ripetiamo. Bisogna saper perdere, ma soprattutto bisogna saper vincere. Gigi Ross! E noi siamo dei signori, siamo sempre qui, caro Marco, sì. Caro Francesco, ma perché poi li metti sempre di qua i calci? Ma è il loro posto, è come quando vai a trovare gli amici, no? Tu hai il posto a tavola che poi diventa sempre lo stesso posto. Tipo reparto pelati. Ma se questo fosse Calvi risulta, vedi? Mi dicono dalla regia che non potete dire Calvi. Diversamente folti. Diversamente folti. Un applauso a Gennaro Arpaia che è vestito come Sgarbi nel 92, grazie. Però va detta una cosa, che se la regia li inquadra al contrario, sì, sembra che abbiano la testa messa al contrario, capito? Capelli sotto. Però io posso dire questa offesa. Perché non vanno sulle gag? Perché non ne abbiamo. Perché andate fuori? Luca il Brodo. Noi veniamo pagati a cotti, capito? Ma iniziamo il pezzo per cui veniamo pagati. Grazie, applauso. Grazie. Non è vero, perché anche questa settimana... Stringi. Parleremo di sport e non solo, sì, caro Ciccio Marolda. Questa settimana, cari ospiti, caratterizzata da avvenimenti particolari, un grande percorso del Napoli, ma prima permetteteci di ringraziare la produzione. Sì, dobbiamo ringraziare la produzione perché anche questa settimana
sfamiamo i nostri figli. Grazie, grazie Claudia. Grazie, grazie mille Claudia, grazie. Con i tuoi bonifici che arrivano sempre. Scriviamo domani. Sì, brava, brava. No, no, è vero, è vero. Ma che ma soprattutto per il parterre, perché noi abbiamo fior fior di professionisti, insomma. Ogni tanto, gente che ha fatto sognare e ridere intere generazioni. Sì, perché abbiamo una coppia di maestri. Sì, ci ha fatto sognare, ridere. Si erano separati questi maestri, ma per fortuna stasera c'è stata la reunion di una grande coppia, un grande duo, signori. Eccoli, Calvo e Ciccio! Che bravi! Straordinari! Maestri! Maestri, come non ricordarli, per esempio, nel ruolo del gatto e la volpe, no? Nel Pinocchio di Comencini. Eccoli, guarda quanto erano belli. O come non ricordarli nel famoso film Agnelli. Sì. Ecco, è un caso che stiamo dicendo. No, non è un caso. È la storia di due pastori che rubano degli ovini, non pensate male. Ovviamente Agnelli, era un film in bianco e nero. In bianco e nero. Sì, ma avremo però tempo. Sta ridendo. No, sto pensando, l'altra volta stavo con Peppe Pintatale. Quindi ho... sei nato nel cabaret. Però diciamo, litigo sempre poi, perché esatto, se parli, hai un brutto carattere, lo sappiamo. Questo lo sapete. Se vedi dai tweet che fai. Sì. Avremo tempo, signori, per canzonare i nostri amici juventini. Nel frattempo parliamo della settimana del mobile. C'è stato il Salone Internazionale del Mobile a Milano. È vero, in questo punto di riferimento per l'arredamento, come dire, quest'anno molti designer hanno praticato una vera e propria rivoluzione. È vero, molti artisti hanno unito il mondo calcistico a quello del design, creando delle commistioni interessanti. Sì, le vogliamo vedere? Vediamo, per esempio questa, l'Osimensola. La Cavarasedia. Ecco. Questa qui, la Sugar Rachmani, eccolo qua. No, ma ecco. Un attimo, un attimo. Il gelo. No, aspetta. Aspetta. Lo Zerbin, eccolo. E soprattutto, qui c'è la, c'è la papam. Spalletti a Castello. Io vorrei un piumino. Mi vorrei coprire. Sento freddo. Ma parliamo d'altro. Noi chiediamo sempre scusa agli ascoltatori. La prima cosa è fate benissimo. E voi che siete una grande coppia comica, grazie, Ciccio, scusa. Grazie. Ma Rambaudi sta ridendo, cacchio, non si è addormentato. È dal 94 che non ride. No, però ride per non piangere. Esatto. Anche. Grazie, ragazzi. No, dovresti aiutarci. No, Parliamo d'altro, perché domani seriamente è un giorno speciale per la nostra nazione. Sì. È il 25 aprile e si festeggia la liberazione. Sì, facciamo un grande applauso al concetto di libertà. Alla repressione di ogni forma di violenza. No, in realtà, scusate, io non volevo parlare della liberazione italiana dai tedeschi, intendevo un'altra liberazione avvenuta in questo studio. Ah, quale? Questa qui. Eccola, questa liberazione qua. Ah, no! Se ve la ricordate. Però liberazione. Una puntata la potete lasciare in dai, ricordo, salutiamo, dai. Ciao. Ciao, ovunque sei sempre con noi, ovunque tu sia. Sì. Ma è semplicemente a Milano, o beh, magari no, al appunto, Corriere ovunque tu sia. Sì. Ma comunque il 25 aprile si festeggiano anche, come dire, gli elettricisti. In che senso? E come, perché? Perché si ricorda anche la Resistenza. Bella. Ho visto lei, che parla lui. La faccia di Marco me l'ha inquadrata. No, ma sta ridendo, raga. Sì, ma veniamo, parliamo d'altro. No, segnalo che... Però non è ancora ammonito. No, siete del sud, domani che cos'è anche? Domani è anche che il compleanno di mia moglie, auguri. Auguri. 25 ma questo lo sappiamo tutti, e però. E si festeggia anche quale santo? San Marzano, nel tuo caso. No. Qual è? Nessuno lo sa, oh. Sapete, San Marco, Marco, ragazzi. Cioè, che c'è? Ah, il suo auguri. Capito? Cioè, San Marco. Scusate, sono io avevo detto San Marzano, che c'eri era la stessa quasi, cosa. C'eri quasi, no, c'eri quasi. Pensavo San Mazzocchi. Quello di domani è San Marco Vergine. Ah, ok, ti fermi qua. E quindi non è roba tua. No, per carità. Attenzione. Sono anche d'accordo, peraltro. Sì. Ma vogliamo siamo parlare in un orario protetto. Vogliamo parlare di Napoli, per favore? Vogliamo parlare di Napoli, che purtroppo non è riuscito ad accedere alle semifinali di Champions? Vogliamo parlarne? No, assolutamente no. Proprio perché siamo sportivi. Esatto. Però noi non diremo che il fallo netto su Lozano abbia cambiato la partita. Avrebbe cambiato, no, ma lo diciamo. No. Vabbè, lì al bar erano un po' impegnati, forse stavano facendo merenda. Sì, forse erano snack bar. Ecco, vabbè, però ho visto lei. Vabbè, comunque, ragazzi,
Ah, è andata come ride, però guarda come ride. È andata come è andata, la accettiamo così. A onor del vero va detto che il Milan ha fatto una signora partita, arbitraggio a parte. No, va bene, va bene così. Però quale risultato di quale altra partita avrebbe potuto cancellare il ricordo della nostra eliminazione dalla Champions? La vittoria di ieri? Ma contro chi? Contro chi? Lo volete dire voi? Contro chi? Mentre noi godiamo con moderazione. Contro la? Contro la? Oh! Ah, l'ha detto uno che era l'unico juventino, esatto. Che sì. Ma salutiamo i nostri amici juventini, sì. Facciamo un applauso, perché bravi. Chiariamo sempre sportivi, però, bisogna sempre essere sportivi. Chiariamo una cosa, però, sì. La nostra vittoria è stata generata da una confusione all'interno della squadra bianconera, eh? Sì, perché ieri molti giocatori della Juventus non hanno resistito e hanno praticato più discipline sportive. Sì. Vogliamo vedere? Tipo Gatti ha praticato il pugilato. Vediamo. Oh. È stato bravissimo. Vabbè, era confuso. Era confuso, sì. In realtà non l'ha fatto apposta. Gatti è generoso, ha detto: se noi abbiamo riavuto i 15 punti in classifica, è giusto che Kvaria li abbia in testa. Giusto, è giusto. Ci sta. Sì. Parliamo di Cuadrado invece, che ha fatto la solita esibizione di tuffi. Davvero? Guarda cosa ha combinato. Via! Dai, una grande Cuadrado. Ma questo perché? Perché non tutti sanno che i primi calci al pallone Cuadrado li ha dati al Carpi, nelle giovanili del Carpi, no? Sì. E infatti ha fatto un carpiato. Posso avere... No. Ammonizione. Già, ammonito su carpiato. E sono buono. Già. Sono carpiato, Carpi, già. Carpiato. Senti, Ciccio. Questo è della FIFA ufficiale. Addirittura. Scusate, Scusate se vi passo davanti. No, non vorrei mai. Guarda la coppia come si riunisce. La coppia che si riunisce. E vi ricordate la sigla? Calvo e Ciccio. E Calvo e Ciccio. Bella, questa è bella. Però va detta una cosa, ragazzi. Torniamo a bomba sul discorso Napoli-Juve. Allegri è stato un allenatore esemplare. Esemplare, però è un po' nervosetto, eh. Sì. E guarda qui che ha combinato. Frate, mi la fanno un caffè. Solo l'acqua. Annaggia, mi sei per un caffè. L'ha gettato là da volta. Facevi schifo. Si è arrabbiato, Voleva un caffè, però nonostante il tuffo di Cuadrado abbia scaturito poi l'azione gol del Napoli, Allegri ha reagito elegantemente verso il giocatore. Vediamo. Paru. L'ha detto. Sì. Però un plauso va fatto anche al Napoli. Sì. Perché ha creato un suo personalissimo balletto per festeggiare questa vittoria. Una coreografia. Non ci credo. Vediamo. Allora DJ, se tu sei ok, partiamo col pezzo dell'estate. Ho visto lui, segna lei, segna lui, segna lei. Ale! Bravi. No, Claudia, vieni. Hai visto? Ah. Ci prepariamo per i festeggiamenti. Perché, diciamolo, se succede la settimana prossima... Che succede? No, niente, non se dovesse... Nulla. Se dovesse succedere la settimana prossima, ci prepariamo. Che succede? Fate qualche promessa. Noi vogliamo fare qualche promessa. Qualche promessa? Se succede la settimana prossima, Mazzocchi si tinge di biondo. Ok. Ah, scusami, no. Ma qualcosa di più interessante? Però io, aspetta, mi è venuta in mente una cosa, Ciccio. Eravamo forse a cena e mi hai detto, se il Napoli vince lo scudetto... Mm-hmm. Cosa? Taglia metà baffo. Ti taglia i baffi? È vero? Confermi? Non me lo ricordo. No! L'hai detto. Vero. Ciccio, senza baffo. Abbiamo la registrazione. Sì, sì. Vabbè, eravamo a cena. Ma io veramente avevo sentito che ti spogliavi. No, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Questo l'ha fatto 33 anni fa. Non ti porta più. Già l'ha fatto, era avanti. Va bene, voi volete fare qualcosa? Noi andremo via. Ci vediamo su Twitch. Andate pure. Ciao, sì, malo modo. Gigi, è roba. Grazie, alla settimana prossima, incrociamo le dita. Andate. Allora, sono diffidati. Diffidati, però. Ce li teniamo, va bene. Sono casi umani che bisogna fare. Io vi dico solo un orario, 22:37 di ieri sera. Marco. Era già letto. Cosa stai facendo alle 22:37? No, io stavo guardando la partita, era appena finita, credo. 22:37? Forse c'è il gol? Di Raspadori. Sì, gol di Raspadori, sì. Sì. Che hai pensato? Ma non ho pensato niente di particolare, nel senso che per me il Napoli aveva già vinto lo scudetto a prescindere. Ho pensato, cavolo, se non avesse pareggiato col Verona, io avrei indovinato il mio pronostico, cioè di scudetto vinto all'Allianz Stadium. Se devo dirti una cosa, pensavo questo.
Però ecco, pensavo che, ho pensato in realtà che questo gol poteva essere una gomma da cancellare su quanto era accaduto qualche giorno prima qui al San Paolo, ovviamente l'eliminazione col Milan. Ecco, forse quel gol ha tolto qualsiasi ombra da una stagione che è ovviamente straordinaria. Come ha giocato il Napoli, come ha giocato la Juve e poi alle 22:37 appunto col gol di Raspadori, cosa hai pensato, Franco? Guarda, io ho pensato all'episodio del quale oggi non parla nessuno e che secondo me andrebbe messo in una clip e fatto vedere a tutte le scuole calcio e alle scuole italiane. Quale? Osimhen che sta partendo per un contropiede velenoso a metà campo, c'è un giocatore della Juve per terra, lui si ferma, prende il pallone tra le mani e interrompe il gioco. Questo è il vero messaggio che fa partire un fuoriclasse, non tanto dal punto di vista tecnico, ma un fuoriclasse di uomo. Bene. Modugno. Ho pensato, che bello, perché nell'epica del racconto, nella narrazione di uno scudetto, deve esserci sempre una vittoria così, una vittoria diversa, speciale, e farla a Torino contro la Juventus sarà quella vittoria che andrà a decorare sempre il racconto, il ricordo di qualcosa di meraviglioso fatto dal Napoli in questa stagione. Rambo, non era una partita semplice, soprattutto dopo l'uscita dalla Champions, e quell'uscita dalla Champions un po' tu l'hai disegnata, cioè sei stato qui settimane intere a dire attenzione a questa partita, a questa sfida di andata e di ritorno. Un Napoli che però si è concentrato, come è entrato in campo allo Stadium e soprattutto ha avuto insomma questa forte, no, resilienza, quindi ha trovato poi il gol con Raspadori. Sì, no, non c'era dubbio sullo scudetto secondo me, però partita difficile, il primo tempo era figlia proprio dell'eliminazione della Champions. Quando ha segnato Raspadori mi sono venute in mente più cose, perché io cerco sempre di guardare quello che potevi fare, no? Visto che le cose buone si elencano. Una è che Raspadori, che dentro l'area di rigore è fortissimo, e fuori area è un altro giocatore, per il mio modo di vedere. Dentro l'area riesce a essere sempre al posto giusto, al momento giusto. E l'altra che mi ha fatto incazzare, mi ha fatto incazzare Zielinski. Perché? È un giocatore che può dare molto di più. L'ha dato ieri. Guardo che nelle partite come col Milan, come quelle, ci deve essere il colpo del fenomeno, il colpo che è imprevedibile, è mancato. Lui è mancato nelle partite importanti. Ieri ha fatto vedere che ha delle qualità. Sei salito sul carro mio. Cioè? Ho sempre detto che Zielinski quest'anno è stato il giocatore che è mancato sotto certi aspetti, sì. E mi aspettavo proprio che col Milan potesse fare la differenza. Esatto, però, l'avevamo detto. Ieri è entrato a 20 minuti dalla fine e insieme a Elmas ha cambiato la partita. Mi lasciate dire che però l'immagine di Zielinski di ieri è tra le più belle, certo, che ci sia, certo, da raccontare. Lui che è sfinito, crolla giù emotivamente al gol di Raspadori, unico reduce sopravvissuto di quel Juventus-Napoli 1-0. In quella non esultanza c'è l'esultanza più profonda, sì, che sì. C'è. No, sì, però. È una questo non è... Scusami, non perché voglio... vado contro di lui proprio perché lo stimo molto come giocatore, e non mi è andata giù l'eliminazione, poi entriamo nei particolari, l'eliminazione ma col Milan. Ma mica lo decidi tu dove si parla. Tecnicamente lo decido io, sul fatto tecnico decido dopo io. Dopo entriamo anche su questo tema. Massimo. Io ho pensato che una giustizia divina anche nel calcio, autoconferma di questo, effettivamente c'è stata la vendetta perfetta rispetto a quanto accadde 5 anni fa, nel 2018. Vendetta sportiva. Evidentemente, di sport stiamo parlando comunque anche nel 2018, già mi era venuto in mente quando Osimhen di testa ha colpito in maniera simile a come fece in maniera meravigliosa Koulibaly all'epoca, e poi è arrivato al 93esimo questo gol bellissimo di una squadra che ha sempre giocato all'attacco, anche ieri poteva
tranquillamente anche pareggiare, non sarebbe cambiato francamente nulla, e invece ha cercato la vittoria fino all'ultimo momento, e guarda caso, i casi della vita, pensa un po', che dopo 5 anni questa squadra potrebbe vincere lo scudetto in albergo, come disse l'allenatore dell'epoca, una battuta secondo me indovinatissima che molti hanno stravolto nel corso degli anni. Marolda! Che cos'è la perplessità, insomma, nelle parole? No, sulla battuta indovinatissima, poteva risparmiarsela per me. Comunque, io beh, una battuta riuscitissima di Maurizio Sarri che molti per criticarlo hanno usato per colpirlo. No, Sarri si critica da solo, non c'è bisogno di altro. Io Sarri, facendo molta Sarri, fatica... Sarri fece un campionato pazzesco, mica uno solo con Napoli, meraviglioso. È nella storia del calcio di questa città, Ciccio, questo è non solo di questa città. Facendo molta fatica io ho pensato due cose. Cosa hai pensato? Una non te la posso dire, non si può dire proprio, non si può dire. Va bene. Mima ce l'ha. Puoi Facci un disegnino. L'altra è che guarda caso c'è sempre la Juve nella storia del Napoli. Il Napoli ebbe la consapevolezza di poter vincere lo scudetto nell'87, quando nell'86, a novembre 86, vinse 3-1 a Torino. Il Napoli fece l'ultima sfilza di successi dopo una sconfitta con la Samp, mi sembra, battendo la Juve a Napoli, mi sembra anche lì 3-1, 3-0, non mi ricordo, nel 90 quando il Napoli vinse lo scudetto, e ieri è successa la stessa cosa, cioè ieri ha dato il via alla festa. Noi abbiamo... Quindi io direi anche... grazie Juve per questo portar bene al Napoli. Di quanto comunque è importante la Juventus nel calcio italiano, sotto certi aspetti. Cioè, no, molte società parametrano i loro momenti Laddove la storia del Napoli ha raccontato gli Altafini, i Zazza, certo, i Koulibaly, cioè tutte illusioni o delusioni, ieri hai invertito la storia. Noi la storia di ieri l'abbiamo raccontata e racchiusa in una clip, guardate. Ci sono notti che non si dimenticano. Sembrano fatte apposta per restare svegli e festeggiare. E quando arrivano sai anche perché. Perché è giunta l'ora di chiudere il cerchio che sembra disegnato da Giotto. Arrivano e sai anche dove e in quale momento. 24 ore dopo lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso eterno rivale, la stessa ora, lo stesso minuto di gioco, lo stesso stadio, la stessa porta. È quello che accade dopo che non sarà più lo stesso. Raspadori non ha acceso il sogno, ma la festa, la lunga festa. Altro che settimana di passione, ci aspetta un mese di baldoria. Sarà contro la Salernitana, l'Udinese o la Fiorentina, allo stadio o a casa va bene tutto. Sarà quel che sarà e speriamo che ci facciano la morale su Pulcinella, su San Gennaro e sul riscatto sociale. Più rosicano e più sarà bello, più avranno la faccia di Allegri al fischio finale e più ci divertiremo, più ci invidiano e più la festa salirà di tono. La città più festaiola del mondo sa quando e come festeggiare. Siete tutti invitati per queste notti. Ci troverete al Grand Hotel Napoli, perché la felicità è il sogno di chi sta sveglio. Lo scudetto è servito. Insomma, ammazza, no? Dopo il gol di Koulibaly si è accese un sogno. Adesso, dopo il gol di Raspadori, si è accesa la festa. Una festa che sta iniziando, forse già iniziata un po' di tempo fa, e che si culminerà in un momento che lascia naturalmente un punto interrogativo, probabilmente settimana prossima, probabilmente, insomma, non si sa se domenica. Sì, se ma invece secondo me no, successivamente, secondo, ma no, siamo lì, Franco. Sì, ma secondo me non bisogna nemmeno fissare un appuntamento, perché godersela ancora un'altra settimana in più può essere anche un motivo di ulteriore soddisfazione e soprattutto di ulteriore lezione per gli altri. Perché da questo punto di vista, se Napoli, intesa come città, come comunità, diciamo anche come valore culturale, perché spesso si ignora
cosa ha rappresentato nella storia questa città e questa comunità. Ecco, se riuscissero a regalarci un grande spettacolo che duri un giorno, che duri una settimana, che duri due settimane, credo che darebbe anche un gran bel segnale all'intero paese, e cioè è possibile attraverso il calcio organizzare una festa come si deve. Io volevo ringraziare anche Angelo Rossi che ha realizzato la clip. Marco. Ma l'abbiamo detto, insomma, la cosa bella forse di vincere uno scudetto così è proprio il fatto di poter diluire questa vittoria in più momenti, no? Ci sono vittorie che arrivano all'ultima giornata che forse danno un gusto maggiore perché c'hai quella botta d'adrenalina all'ultimo momento che ti porti per tutta la vita, no? Quel momento. Il poter appunto suddividere e condividere in più momenti una vittoria del genere, secondo me è molto bello e difficilmente realizzabile, perché comunque il Napoli molto probabilmente segnerà un record, questo non va dimenticato, perché non sono sicurissimo, di solito un giornalista quando dice una cosa non dovrebbe dire se non sbaglio, quindi diciamo mi permetto noi, allora, di dire se non sbaglio, credo che sia soltanto la Juventus abbia vinto una volta uno scudetto con 5 giornate d'anticipo. No, allora posso? Posso? Cinque volte è accaduto con 5 giornate, okay. Il Napoli, se ci riesce nel prossimo weekend, è l'unica squadra, perfetto, nella storia della Serie A a vincerlo con 6 giornate di anticipo. E questo sarebbe un record. Come, e secondo me non sarebbe male raggiungerlo. Giusto per mettere una ciliegina su una torta di una stagione, anche, secondo me, straordinaria. Anche perché le prime due volte del Napoli sono arrivate. Uno con l'adrenalina di cui parlava Marco all'ultima giornata, il secondo. E un altro invece, il primo, arrivò con una giornata d'anticipo, con quel pareggio contro la Fiorentina 1-1 in casa. E come dicevate voi, nell'era dei tre punti ci sono riuscite soltanto la Juve del 18-19 e poi l'Inter del post calciopoli del 2006-2007 in un campionato totalmente a senso unico. Qui c'era solo l'Inter praticamente. Perché dicevo prima che nella narrazione, nell'epica di questo campionato c'era bisogno di una vittoria così? Perché diciamolo pure, certo, ormai ci si stava avviando alla vittoria in maniera quasi stanca. Quasi come fossimo tutti assuefatti all'idea di averlo già vinto il campionato. E per di più, gli ultimi scontri diretti, quelli con le grandi, li avevi persi tutti. Penso all'Inter, alla Lazio, al Milan. C'era bisogno che però avevi battuto, ricordiamolo, precedentemente l'avevi battuto a casa, sì, il Milan, sì, la Roma, la Lazio, no? Io sto parlando di emotività, di emotività. Ci si stava avviando in maniera lenta, c'era bisogno di una notte bella così scossa, c'era bisogno. Quando evochi dopo anni gli scudetti è un ricordo su tutti che prevale, e quando si ricorderà di questo scudetto si ricorderà di questa partita. Ma poi le grandi sfide sono sempre state è stata una partita che negli ultimi 20 minuti ha regalato emozioni, di questo poi magari anche degli episodi e quant'altro. A un certo punto si è svegliata dopo 70 minuti sta partita, e quei 20 minuti sono valsi la pena. Ma a differenza delle altre squadre, degli altri campionati, secondo me quello che gode più di tutti, io goderei come un matto se fossi l'allenatore del Napoli a vincere così, è come l'hai vinto, cioè suonando una musica perfetta, spettacolo, interscambiabilità di ruoli, talento, tutto che altri campionati hanno vinto ma che non hanno mai fatto vedere questo. Dominando in Europa fino ai quarti. Ecco, poi dopo è difficile da migliorare questa squadra? No, secondo me già Spalletti sta già lavorando su come migliorare e dove si è fermata questa squadra. Secondo me su delle letture individuali, ma poi andremo a fondo a questo. Perché sai qual è la scaletta? Ah, io vado anche adesso. Vai. Secondo me è tutto per il Napoli, gioca un gran calcio. Quello che ho detto l'altra settimana, leggendo la partita col Milan, attenzione alle ripartenze dell'altra squadra. Quindi devi avere pazienza, avevo detto la parola magica, no? Pazienza. Anche nell'occasione del gol poi annullato a Di Maria, anche lì giocatori con una intelligenza tattica diversa, non prendi quel gol. Cioè io ho visto Oliveira e Juan Jesus che guardavano la partita. No, c'hai Di Maria lì, ti guardi il riferimento, perché se arriva la palla lì è quello che gli dice Spalletti tutto l'anno. Ma in quegli episodi poi non passi col Milan,
perché che passa in mezzo il giocatore del Milan contro Lobotka e Mario Rui, non esiste. Che Ibran Diaz si gira a metà campo e da solo va porta la palla a 40 metri, non esiste. È questo non che è città, il giocatore del Milan qual è? Come si chiamava? Ibran Diaz. No, l'altro, quello che non hai citato. Non me lo ricordo. Leao. Leao. Vabbè, Gennaro. Oh, tu vuoi andare Kvara e Leao. Leao ha giocato due mesi o tre mesi per l'altra squadra. Non ho detto niente. Nell'ultimo mese sta facendo bene. Ma è un giocatore che ha talento. Questo soltanto... sì. Ma se io devo scegliere tra Kvara e Leao, e no, perché mi hai rotto dall'inizio. Ma io ti ho soltanto detto qual è il nome del giocatore. Tu no, mi sembra... tu sei... C'è un po' di coda di paglia. Istigatore, para non si dice. Scusate, ma io cartellino, per cortesia. Cioè... Ma hai istigato un po'. Vabbè. È giallo. Prossimo rosso. È giallo. Comunque, Rambo, nella gestione dei cartellini, scusa, meglio di Marciniak. Allora, scusa, il cartellino tuo, quello di prima, qual è? Quello di che ti ha dato Ciccio? Aspetta che lo cerco. Ah, è sotto. Sono pieno di cartellini. Eccolo allora, qua. Ne dai uno, per favore, a Rambo? Dobbiamo fare la par condicio, cioè... Prego. Quale io voglio il rosso, però. Non darmi giallo rosso, perché giallo, non mi piace. Giallo. Ti ha dato quello che a Napoli si dice pezzotto, cioè non ti ha dato quello là di va Ciccio, bene, capito? Va bene, va bene. Gennaro. Sì, abbiamo visto le immagini della grande festa di questa notte. Chiaramente al fischio finale per le strade della città si sono riversati tantissimi motorino, auto, hanno fatto un po' la prova generale di quello che potrebbe essere da qui a qualche giorno. La festa si è spostata a Capodichino, io per scherzare dicevo speriamo che quelle immagini a Spalletti, insomma, nessuno le riporti, ecco, altrimenti finisce male. Ormai anche Spalletti non può dire... Ieri dopo la partita ha detto ci manca ancora un po'. Vabbè, ma lo sa che l'ha vinto. E soprattutto ha detto questa vittoria è un mattone importante, ma c'è il rammarico, e l'ha sottolineato anche in conferenza stampa, c'è sempre un po' di rammarico. Ha detto quando fai le cose, ma per quell'eliminazione... Beh, ha ragione. Beh, l'ha detto l'altra sera dopo la partita, sono inconsolabile, no. Ci sta, perché comunque stai lì, ci fai la bocca... Basta. Il sorteggio non era stato un sorteggio pessimo e ci sta che, però voglio dire... L'importante è che anche lui tragga qualche opportuna lezione, soprattutto per come ha gestito la comunicazione e per come ha gestito la tensione nervosa del suo ambiente. Beh sì, effettivamente anche la comunicazione, ad esempio, da parte della società, qualche parolina in meno sull'UEFA poteva essere detta prima... diciamo di un appuntamento perché? Così importante come un quarto di finale. Perché? Il presidente De Laurentiis anche recentemente più volte ha attaccato l'UEFA e se non credo fatte? Che i risultati si siano visti in campo. Cioè? Io francamente secondo me il fallo di Leao su Lozano è meno fallo di quello è contro Napoli. Posso dire una cosa? Voglio, rispondimi. UEFA contro Napoli. Ti ricordi l'intervento di... Aspetta, fammi rispondere. UEFA è contro Napoli. Ma te lo ricordi l'arbitraggio all'andata? Aspetta. Te lo ricordi? Domanda, non si risponde con una domanda. No, UEFA è contro Napoli. Ma avete tutti ragione. L'arbitraggio all'andata, te lo ricordi? Ma l'UEFA è contro Napoli? La tassa. Sì, io sto parlando dell'arbitraggio. Aspetta, Ciccio. All'andata e arbitraggio al ritorno. Tu hai fatto allusione, hai detto, se il Napoli non avesse fatto certe dichiarazioni, quindi... L'UEFA è contro Napoli? Cioè l'arbitro è stato mandato dall'UEFA per penalizzare il Napoli, questo stai dicendo? Giudicando le prestazioni dell'arbitro all'andata, Kovacs, del miglior arbitro del mondo al ritorno, mi sembra proprio che il Napoli non sia una squadra particolarmente simpatica all'UEFA. Ma ti stai esprimendo super... sì o no? Scusa, lo sto dicendo. Questa, guarda che questa mentalità è... Il difetto, io sto parlando di fatti. I fatti non sono come quelli. Ma come no? No, non sono assolutamente quelli. Questa mentalità bisogna metterla da parte, perché bisogna fare un salto di qualità dal punto di vista della preparazione delle partite e soprattutto della comunicazione. Beh, devo dire che il Napoli ha dominato il Milan sia all'andata che al ritorno, quindi la preparazione tecnica delle partite, mi sembra che il Napoli diciamo abbia risposto positivamente a questo parametro. Sull'arbitraggio mi sembra di non dovermi nemmeno esprimere, perché da tutti è stato riconosciuto ampiamente carente all'andata, e anche al ritorno c'è sullo 0-0 al minuto 37 un Ciccio. Fallo limpidissimo in area di rigore del Milan. Comunque sono fatti non pareti, io mi dissocio, non sono tra i due. Il rigore su Krunic all'andata l'hai cancellato. L'hai cancellato il rigore su Krunic all'andata, l'hai cancellato. Te lo sei dimenticato. Io ricordo ancora la caviglia piegata, mi è rimasto solo questa cosa di Lozano, rispettando le vostre opinioni.
Bravo Ciccio, vai, di la tua. Rispettando le vostre opinioni e capendo che è bello anche discutere di tattica, questo ha giocato bene, questo male, il rigore, l'arbitro, capisco tutto, ma oggi si deve parlare di un'altra cosa. Queste cose qua non interessano più, appartengono al passato, come la esclusione dalla semifinale di Champions. Questa è un'altra cosa. Oggi si sta festeggiando il terzo scudetto della storia del Napoli. Non parliamo di Oggi devi parlare delle emozioni che ci stanno in città, nella squadra. Ma per migliorarsi ancora, perché Napoli, si guardano anche certe virgole che non ti hanno permesso di vincere anche la Champions. Due punti, altrimenti dicono che siamo pronunciati. Ma passato questo, parliamo di altro. E poi parliamo di cosa? Vai Ciccio. Ciccio fa il conduttore. Claudia, devi controllare. Ho vissuto le emozioni. Lascialo. Oggi è una giornata così, vabbè. Marco. L'abbiamo scritta. Io ho vissuto le emozioni. No, non l'avete proprio scritta oggi. Ma come non l'abbiamo scritta? Non c'è un cognome. Oggi siamo arrivati. Racconta un attimo, Marco, la scena di quando tu sei arrivato agli studi. Allora, quando sei arrivato, aspetta, ritorno da te Ciccio, quando sei arrivato agli studi che clima c'era qui a Napoli? Franco Ordine e io, ma nemmeno un'ora prima non c'era nessuno. Erano tutti a festeggiare. Tutto chiuso, tutti ubriachi a festeggiare. Ma no, che ubriachi! Con la scusa del ponte, con la scusa dello scudetto. Io ho fatto, scusate, ma qual è la scaletta? Ah, non c'è una scaletta. Ma non è vero! Per cui oggi è così. La nostra scaletta sono i festeggiamenti. Ecco, sono iniziati, Ciccio. Io ho vissuto, grazie a Dio, anche l'emozione dei primi due scudetti napoletani. Non saprei dire se le emozioni di oggi sono diverse dalle altre, perché sono tutte uguali e diverse, non c'è niente da fare. Però questo scudetto, quello che il Napoli vincerà domenica o fra 15 giorni al massimo, ufficialmente, è che all'inizio di questa stagione su un cartellino dove ci si scrive chi vincerà lo scudetto, poi lo faremo vedere, dobbiamo prima aspettare. Perché da mesi sto dicendo l'ha vinto, adesso lo sta difendendo lo scudetto il Napoli, no? E ti dico che questo scudetto è quello che appartiene di più alla gente. Appartiene di più alla squadra, appartiene di più all'allenatore, perché là c'erano dei grandissimi giocatori e si aspettava lo scudetto, da Maradona ti aspettavi lo scudetto, da questi ragazzi non te lo aspettavi lo scudetto. Se posso... questo è lo scudetto del lavoro, dell'applicazione, del coraggio, della sapienza del club per quello che ha fatto nel mercato, quindi è uno scudetto che appartiene a tutti quanti, quello del Napoli, un poco alla volta è riuscito a coinvolgere anche chi si era messo dall'altra parte. Quindi oggi è uno scudetto di tutta la città e oggi se vai girando già da tempo ci stanno le bandiere, ci stanno i cartonati dei giocatori, la città è coinvolta completamente e questa è la differenza. Posso che a Napoli dire... si sta studiando come festeggiare in tutta la città e non credo che questo accada in tutte le tutte le città. Posso integrare quello che ha detto Ciccio? Io penso che forse sarebbe il momento, in un'annata in cui si è celebrato Osimhen, in cui si è celebrato Kvaratskhelia, grande sorpresa, in cui si è celebrato, magari non tutti come direbbe Ciccio, Kim, alcuni giocatori che hanno sorpreso, io credo che sia davvero arrivato il momento di rendere merito a quello che secondo me è il vero fuoriclasse di questa squadra, perché di fatto scende in campo pure lui, e secondo me è Luciano Spalletti. È vero. Il vero fuoriclasse di questa squadra è la Lega. Poi ovviamente subito dopo la proclamazione ci saranno anche i voti, ovviamente vari reparti, giocatori, a Spalletti. Stiamo preparando grandi puntate. Intanto ragazzi, su di Radio Marte, come va? No, allora ci sono tantissimi messaggi, molti vogliono salutare Franco Ordine, ti porto i saluti, cioè il messaggio migliore è: ma perché sta Franco Ordine ancora là? Era questa la cosa, il messaggio più carino. Esatto, vabbè, io sono stata più così. Il ponte si sono preoccupati di rimanere anche a Milano. E poi ci sono tante persone che invece danno ragione a Ciccio Marolda sul fatto che effettivamente questo scudetto è più importante e sicuramente diverso dall'altro che abbiamo vinto. Insomma, tantissimi messaggi che molti non li posso leggere. Va bene, continuate a scrivere. Sono in difficoltà. Ecco, continuate a scrivere. È arrivato un messaggio: viva Franco Ordine, ma questa è una bugia.
Allora, c'è la diretta Facebook sulla pagina del Bello del Calcio, appunto condivisa dalla pagina di Televomero. Scrivete quello che volete, ma soprattutto raccontateci cosa farete al momento, nel momento in cui il Napoli vincerà lo scudetto. E allora, questo scudetto, Francesco, sì, questo scudetto, e poi così ti lascio la parola, è figlio di che cosa? Del coraggio, della maturità, di un buon mercato, di un progetto iniziato forse già qualche anno prima, secondo te? È uno scudetto che nasce dalla, dalla coerenza, dal rigore e dal coraggio della proprietà. Perché un anno fa, anzi meno, tra il malessere ambientale più estremo, c'è stato un presidente che ha avuto l'intuizione geniale ancora, perché poi certi meriti gli vanno riconosciuti, certo, certe visioni, di tagliare il monte ingaggi del 35%, di rigenerare la squadra e di affidarsi a, a un uomo illuminato calcisticamente sul mercato come Cristiano Giuntoli e la sua squadra, per rifare di fatto una squadra che era potenzialmente prospettica, ma che chiaramente non era accreditata di una immediatezza quale, sì, quale ha dimostrato. Le agenzie di scommesse avevano due pronostici, e questa squadra, Inter e Juventus. E questa squadra ha avuto la fortuna di trovare in Luciano Spalletti l'uomo che ci ha messo mano, che l'ha fatta diventare la sua, mettendoci dentro idee, lavoro, dedizione, una qualità che ha fatto la, la differenza. Però lasciami dire una cosa, io sono rimasto un po' indietro, ma faccio veloce, veloce. D'accordo con Ciccio, questo è uno scudetto plebiscitario, no? È il primo scudetto umano che ha vinto il Napoli, perché lì c'era un dio del calcio e quindi questo è molto più, più terreno, forse perciò magari è anche più condiviso. Però io confesso onestamente, secondo me c'è una parte della città che la pensa come me, che continua ad avere uno stato d'animo controverso, perché la gioia, la meraviglia, il piacere del terzo scudetto, ma io penso che il modo nel quale il Napoli è uscito dalla Champions ancora lasci il magone. Io penso che il Napoli abbia avuto le sue colpe, errori, ingenuità di ogni tipo, anche comunicative, come dice Massimo. Però secondo me il fattore arbitrale, perché nel calcio si sbaglia e sbagliano anche gli arbitri, ha rappresentato una discriminante. Quindi in qualche modo ti avvicini all'idea di Massimo D'Alessandro. Claudia, posso fare una domanda a Franco? Sì. Perché secondo me c'è da, da imparare anche da, da queste trasmissioni. Perché dici che Spalletti ha gestito male la, la comunicazione? La, la, la comunicazione prima della Champions? Sì, perché io ho assistito al, alla conferenza stampa di Spalletti alla vigilia del ritorno. Sì. Ed è stato tutto un continuare a ripetere, prendendo spunto da quelli che lui considerava gli errori dell'arbitro dell'andata, aperta e chiusa parentesi. Abbiamo scoperto con un filmato che tutto il polverone che solleva giustamente Spalletti per la il mancato giallo a Leao quando dà il calcio alla bandierina nasce da un equivoco. Lui pensava che Leao fosse diffidato. A fine partita c'è un filmatino che gira sul web in cui c'è un addetto dell'ufficio stampa del Milan che gli dice guarda che Leao non era diffidato. Meno male, allora l'arbitro non ha sbagliato. No, no, ha sbagliato. No, no, diciamo, no, no, ha sbagliato. Ma ha sbagliato da tutti e due i lati. Ma non solo, perché l'arbitro, una cosa, ma anche i guardaline. Anche i guardaline, questo, anche al VAR. Allora, ma se tu ammonisci Leao a inizio partita, cambia. Ma se tu fai, se tu prepari, se tu prepari tutta la conferenza stampa dicendo che ha inciso, ha inciso la storia del Milan e che l'arbitro si porta dietro la responsabilità del risultato. Io però tu, devo dire una cosa. Tu spingi la squadra
ad avere quello che è successo durante la partita. Io dico però una cosa, è evidente che è normale che la testa vada a quanto è successo mercoledì scorso, è normale, ci certo. sta. Però io devo dire che è davvero surreale. Ed è successa una cosa più grave. Esatto, che noi oggi parliamo dell'arbitraggio di mercoledì o di mercoledì precedente, quando ieri si è di fatto vinto uno scudetto. Allora mi chiedo, perché farsi del male così? Via, quello è andato, si poteva giocare meglio, va riconosciuto che non è stato il Napoli migliore. Perché Marco, perché c'è una verità, sì, c'è una verità, perché lo scudetto l'avevi già vinto. Sì, però quello che dico, Francesco... Ieri l'hai certificato, l'hai sublimato, ma l'avevi già vinto. Però io penso che, al di là di come la si pensi sull'arbitraggio, nonostante io non la penso come pessimo, voi, del quadro non ho io parlato. Penso anche che il Napoli che ha giocato contro il Milan, all'andata e al ritorno di Coppa, non fosse il miglior Napoli della stagione. Ma no, mancavano quattro elementi. Ma chi se ne frega? No. Cioè, dire... Basta, come si dice? Dicono guarda, io scudiamo ciò passato. Al passato state a Marco, pensare. Marco, io penso che la maggior parte dei nostri telespettatori in questo momento la pensino esattamente così. Cioè è stato un sogno, uno sfizio grandissimo la Champions League, pensare di poter arrivare alla finale di Istanbul, ma chi se ne frega l'obiettivo, che non era un obiettivo a inizio stagione, perché De Laurentiis l'ha sempre detto, ragazzi, Napoli non è una società... Credo che giocatori... Ragazzi, a me fino a 36 ore fa la gente mi fermava per strada e mi diceva dottore, io sono di ore che non dormo. Ma è vero, ma di che parliamo? Dai, è vero. Ma di che parliamo? Ma non solo i tifosi, anche i giocatori. Te lo dico io, anche i giocatori. Ma certo, ma... Perché sapevi di meritare determinate cose. Poi non sono andate per limiti Rambo, anche... Rambo, ascolta. De Laurentiis ha sempre avuto ragione dicendo il Napoli è una società, un club che non può programmare uno scudetto. Anche questo meraviglioso scudetto, ricordiamo il Napoli è miglior attacco, miglior difesa, prima della classifica degli assist. Pensate che il Napoli, l'andamento del Napoli, per la prima volta nella storia del campionato italiano, ha... costretto la squadra campione d'Italia, il Milan, a rinunciare, il Milan non può più matematicamente rivincere lo scudetto, 7 giornate prima, non era mai accaduto prima. Questo voglio dire, che Napoli ha fatto un cammino pazzesco, straordinario, insperato, non programmato. La Champions League è venuta ma voi pensate veramente che i tifosi del Napoli siano rammaricati perché il Napoli ha vinto la Champions League? Ma siete fuori strada, che sia stato un grandissimo dispiacere e soprattutto un'amarezza per come il Napoli è stato eliminato senza mai essere stato dominato dalla squadra avversaria, da nessuna squadra avversaria. Gli amanti del calcio, ma i tifosi del Napoli sono solo felici. Gli amanti del calcio pensano che il Napoli non abbia... abbia dentro qualcosa che è mancato, è quello di andare avanti in Champions, perché tutti, io che non sono ma io tifoso sto parlando del Napoli, dei tifosi del Napoli, ma che del mi piace il Napoli della vederlo giocare, quando ha segnato la Spadoli mi è girate le palle perché è uscito dalla Champions. Ma io su questo la penso come te e ti aggiungo, il Napoli esce dalla Champions senza aver mai affrontato una squadra che l'abbia dominato e comunque e qui è paradossale, ma i tifosi del Napoli sono talmente felici per il terzo scudetto che dai non c'è discussione la testa di Rambaudi. Perché ha non detto, tua? Ha detto una sciocchezza quando ha detto Napoli non si può programmare questo scudetto, il Napoli lo sta programmando da 10-12 anni quando è sempre migliorato, sempre stato in Europa, ha sempre comprato giocatori di un certo livello. È logico che a un certo punto ci deve arrivare. Ci arrivi forse nel momento in cui puoi crederci di meno perché c'è una rivoluzione. In cui non l'hai programmato. Ma la programmazione c'è. E anche Spalletti fa parte di questa programmazione. Quindi non dica questa cosa. Stare sempre lì su, ma mai. Non la dica. Il Napoli, quel Napoli del primo scudetto, scusami, poi mi taccio. Il Napoli del primo scudetto era stato programmato per vincerlo. Questa è un po' la differenza, se proprio vogliamo paragonare, anche se sono due epoche completamente diverse. Cioè chiunque avesse comprato, anche l'Udinese. No, ma secondo me è sbagliato, Marco. Cani Cattile, la Pogherese, avessero comprato Maradona, lo compravano per vincere lo scudetto. Tentativo anche lontano di paragonare i vari scudetti, una storia diversa. Allora, i vari scudetti poi li paragoneremo. O facciamo il miglior Napoli, perché... Come il miglior Napoli?
Ti devo contraddire, noi abbiamo anche noi una scaletta questa sera. No! Con un tema molto bello. Quale? Cioè il miglior Napoli, un tema scelto Napoli di esclusivamente dai nostri autori. Ma cioè, dai! L'eminenza grigia. Detto questo però, allora ragazzi, io sto vedendo che su Facebook ci sono tantissime persone, più di 350 in diretta, stanno scrivendo. Allora, non tutti i messaggi possono essere letti. Però no, intanto c'è una standing ovation per Modugno. In tanti Modugno. Voi potete leggere, ripetere quello che ha detto, scusa. È vero. Sì, no. Modugno, intanto tanti ti osannano in questo momento. Potete anche risparmiare. No, questa non la posso leggere. C'ho la famiglia numerosa. Allora, facciamo un gioco, Marta. Sì. Vi lascio un attimo il tempo, giusto un minuto, per leggere i messaggi al contrario, così noi li interpretiamo. Cioè, tutti i messaggi cattivi che stanno mandando. Ce l'ho. Okay. Leggeteli sicuro al contrario. Li come vanno letti e faccio un messaggio. Ok, uno. Perfetto, un istante, fermo. Dai, lancia una cosa. Che devi fare? Aspetta un attimo. Il terzo pezzo. Ah, Franco sta già leggendo, secondo me. Esatto. Ma che fai? Ti stai autospoilerando il tutto? No, tutti i messaggi di stima. In diretta, sto rispondendo. Sta rispondendo in diretta sulla nostra pagina Facebook. Pensate un po', Franco Ordine. Ah, e vogliamo lanciare l'instant, vai. Mentre i signori. No, mentre loro cercano i messaggi, è vero? Sì. Vai, qual è l'instant? No, a questo punto, visto che Massimo sostiene una tesi, dall'altro lato c'è un'altra tesi, io chiederei ai tifosi da casa se veramente credevano alla vittoria di questa Champions, essendo arrivati ai quarti di finale. Ma mentre loro rispondono, e lo potete fare sulla nostra app... Però dobbiamo formularla... Cioè, i tifosi sono un po' attapirati, un po' tristi, perché l'obiettivo Champions è svanito, o sono strafelici... Allora, la verità è questa. Noi siamo così bravi in questa città che metà animo... È triste. Allora la domanda è però questa è una tua idea, chiediamolo l'amarezza. Ma qual è la domanda? Allora la domanda è questa. Siete rammaricati? Ok? Dall'uscita del Napoli dalla Oppure Champions? Oppure soltanto goduriosi e ve la state spassando? Oppure lo scudetto cancella questa amarezza? Ecco questa. Oppure però lo scudetto... la deve poraccio, la deve formulare bene. La, no? La sappiamo formulare? Cioè possono scrivere sì, io no metto, e poi ne facciamo un metto per Marco, una volta dalla parte di Appaia, che poverino. Eliminazione Champions. Siete rammaricati o lo scudetto cancella l'amarezza? Vabbè. E quindi... Così? Sì. Siete rammaricati? O lo scudetto cancella l'amarezza. Potete andare un quarto d'ora di tempo sulla nostra mentre Marco si guarda la ginocchiata. Solo per dire che in questa città Pino Daniele ha riempito Piazza Plebiscito con 250.000 persone con Nero a metà. Questa è una città che non può avere un'anima soltanto. Ragazzi, state studiando? Allora, sì. Via. Allora, fa ridere questa cosa, ragazzi. Ecco. Allora, noi qui dobbiamo leggere messaggi cattivi, però al contrario. Al contrario, trasformate gli aggettivi. È meraviglioso avere giornalisti del Nord che sono contentissimi del nostro scudetto. Wow! Sono onesti intellettualmente. Franco Ordine, ti amiamo. Claudia, invece io mi sono soffermata su questo messaggio e ci terrei, vorrei contattare questo imprenditore, probabilmente si chiama Gaetano Ciccarelli, dice una settimana di festa pagata per i miei operai, non appena il Napoli festeggerà lo scudetto, se mi può assumere io sono disponibile. Sì, così mi godo questa settimana di festa. No, che volevi dire? Possiamo dire a Franco dove è nato? Foggia. Molto nord. Parte l'applauso. Molto nord. Vabbè, era Marco, sai, Franco ci sta. Poi no? C'è un altro messaggio per Marco. Vai. Dice, quella... Vai. Il capellone? Tutto su Facebook. No, che dice, quel meraviglioso personaggio di Mazzocchi è una presenza amorevole. Mi fa venire voglia di restare a guardarvi per ore. Ah, che bello. Quindi, al contrario. Ha già cambiato? Quelli sono i messaggi al contrario sotto la nostra diretta Facebook. Abbiamo finito, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. E invece al contrario quello di Modugno, perché ho letto che ci sono un... Quindi ditene al contrario. Sì, aspetta. Sei veramente uno schifo di uomo. Ecco! Ciccio, c'è qualcosa per Rambo, per facciamo i complimenti a Claudia che è stata geniale, l'idea dei messaggi al contrario. No, perché noi non abbiamo una scaletta, ma i napoletani hanno la creatività. A quella non c'è. No, c'è un messaggio per Ciccio che dicono. Vai. Dicono. Si dice Champions, no Champions. Come Ciccio?
Champions. 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 Una cosa è colpa del baffo, visto che ha detto e ha dichiarato che se ne disperà. Tu cosa farai se il Napoli dovesse vincere lo scudetto? Si rifà le tette, vai! Oh! Ma se c'è qualcuno disponibile che vuole pagare, sì, perché no? Perché no? Allora, il bar della felicità abbiamo. Andiamo subito da Gennaro Di Franco. Bar della felicità, che quest'anno è una rubrica nuova, no? Che ha portato anche tanta fortuna. Una grande rubrica che sta portando tanta fortuna. Quest'anno questa partita è stata fondamentale per lo scudetto. Io ricordo a tutti che dicevo sempre: lo scudetto era una necessità, a Champions era uno sfizio che ci volevamo lo ha. Comunque il punto massimo della goduria del tifoso napoletano ieri allo Juventus Stadium è quando Allegri è andato, voleva andare via, perché noi facevamo il coro dagli spalti: e se ne va Massimiliano, se ne va Massimiliano, se ne va, e noi vinciamo la Serie A, caro Massimiliano, forza Napoli. Grazie a Di Franco, il nostro 12° uomo in campo. Allora abbiamo Tufano subito dopo la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, non cambiate canale, anzi continuate a scrivere, io ho qui il cellulare con la diretta Facebook per leggere i vostri commenti. Hai letto qualcosa? Sì. Ti ricordiamo, vogliono bene, Franco. E ricordiamo, non cambiare canale, perché io e Ordine rimaniamo qua, quindi non cambiate canale. Poi ci sarà anche lo scudetto del bello del calcio, cioè l'ospite che più è piaciuto, più simpatico. Ce ne andiamo. Lo voteremo subito dopo, dopo i risultati di questo Instant Quiz. Allora, ci vediamo dopo Tufano. Postazione, io vado subito da Fabiola. Ciao Fabi. C'è felicità, Claudio, c'è felicità. Allora, eccoci ragazzi, ben ritrovati nel mio salottino di Star Casino Sport. Partiamo subito con il primo focus dedicato al nostro pubblico, ai nostri tifosi, perché ricordiamo ogni lunedì mattina arriva ai nostri utenti registrati sulla nostra app Il Bello del Calcio una push notification che mette a disposizione dei temi, e loro hanno scelto di parlare questa sera qui in studio con i nostri ospiti del tema la felicità e la gioia infinita con il 73%. Eccoci Claudia, parliamo di questo momento storico, vogliono prepararsi, vogliono saperne di più su questa vittoria del Napoli che si augura settimana prossima arriva la certezza matematica. Perdonami, la vittoria o la festa? Questa festa, vogliono saperne di più, vogliono sapere dai nostri amici ospiti quale sarà la data effettiva dei festeggiamenti e se ci saranno delle postazioni in città e soprattutto su quali piazze. Io so che Marco apriva casa a Roma per ospitare. Io ho 80 metri quadri di casa, non penso che ce la facciamo, siamo se ci stringiamo. Di Franco abita al centro storico, lì ci sarà una... Ecco. Detto questo, che ti devo dire, sarà un centro storico patrimonio dell'UNESCO 2. Ecco. Beh, ma allora quali sono i festeggiamenti? Dove saranno i festeggiamenti? Ci sono le date ufficiali. La prima è quella del 3 giugno, l'ultima partita di campionato in programma, e lì ci sarà l'assegnazione ufficiale sul campo dello scudetto alla squadra che più se l'è meditato quest'anno, appunto il Napoli. Il giorno dopo è fissata una celebrazione. Comunione di mio figlio. Che bello, auguri, una celebrazione in piazza del plebiscito con la partecipazione di artisti, ovviamente la squadra, con una, come dire, afflusso contingentato, e quella manifestazione sarà proiettata sui maxi schermi in 8-9 piazze della città. Però a proposito della la festa popolare, avverrà tra poco, in parte si è già consumata stanotte fino quasi all'alba, c'è una richiesta di un consigliere comunale per aprire il Maradona, aprire lo stadio, visto che non si può posticipare la partita tra Napoli e Salernitana, di aprire lo stadio per accogliere i tifosi che vorranno partecipare e seguire tutti quanti insieme la partita tra Inter e Lazio. C'è una richiesta fatta al sindaco, vedremo se sarà accolta oppure no. Comporterebbe troppi problemi di organizzazione. Tutto si può fare, però di sicurezza. Tutto si può fare, quello è un impianto dove richiesta legittima. È un impianto dove settimanalmente, ogni 15 giorni ci entrano 50.000 persone, per cui si organizza una cosa in modo che ci possano andare. C'è anche un particolare che non è propriamente un dettaglio, la concessione di diritti.
certo. Io, esatto. non penso che la Pay TV, che è titolare del diritto di trasmettere la partita, possa consentire di mandarla. Oddio, di mandarla sugli schermi del Maradona per 50.000 persone. Scusa, innanzitutto voglio precisare, è del consigliere Luigi Musto questa richiesta, e però tutto politica, si può fare, voglio dire. Alla politica piace sempre cavalcare i momenti. Bravo Francesco. Allora, è una cosa che secondo me è surreale, cioè riempire uno stadio per vedere una partita nella quale non gioca nemmeno la tua squadra. Sono le sorti, insomma. No, però sto dicendo, innanzitutto ricordiamoci che il San Paolo è uno stadio particolare e ogni volta per poter effettuare una partita il San Paolo viene data una deroga, una concessione, perché è uno stadio che non risponde a tutti i parametri di sicurezza e di gestione di uno stadio, quindi si dovrebbe riesaminare questa questione. Tolta questa, comunque va organizzata la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico. 24 ore dopo la partita che c'è stata. Quindi... 24 ore dopo la partita che allora, c'è stata. Allora, scusate, però... Per scusate, quello allora, che dicevo, però passi, fa finire. Ogni tanto dovresti far finire di parlare. Fammi finire e poi... Io non interrompo mai nessuno. Proprio tu parli sempre. Massimo interrompe, cioè il cognome tuo interrompe. Allora, Francesco ha detto anche una cosa giusta. Al di là del discorso del... la politica se vuol far vedere, chiaro, questo si è fatto un po' di pubblicità con questa cosa, sapendo che è una cosa che non si farà mai. Facile. Però io ti dico una cosa, tra organizzare, perché in qualche modo il fatto che dopo meno di 24 ore ci sia una partita che può essere determinante per lo scudetto è un fatto, meglio che questo maxi schermo, questa partita o questa reunion vada avanti in maniera autonoma, autogestita dai tifosi, che si vedano in maniera non organizzata da qualche parte per seguire tutti casa, insieme, questo tu non lo puoi impedire. Se si organizzano dei privati lo possono fare. Chi lo vuoi impedire? Che no, c'entra? Oppure è meglio farlo in maniera organizzata all'interno dello stadio, dove già settimanalmente 50.000 persone. Qual è il senso? Secondo me è un'idea interessante. Ma sul discorso della politica io non me ne importo, se gli esperti politica siete voi. Ma non c'ha senso. Io ribadisco un principio che secondo me è una condizione. E pongo una domanda. Il principio è, ripeto, c'è un'azienda che è titolare dei diritti e che le partite le vende gli abbonamenti, quindi campa di quello legittimamente. Non capisco perché dovrebbe consentire a 50.000 persone di vedere tutti quanti la partita con un solo abbonamento. E poi perché poi ci sono altri un'altra volta? Con le pay non ci sono precedenti. Non c'è dubbio. Seconda cosa, anzi aggiungo una parentesi. Vai. Non sarebbe la prima volta che una squadra vince lo scudetto sul divano. È capitato altrove, può capitare anche al Napoli. Terza cosa, la domanda sarebbe, poi chi è che entra a sto stadio? Se si presentano 100.000 persone, come si fa a dire tu sì e tu no? Cioè dobbiamo vendere i biglietti? Certo. Ma dai, su. Ma non scherziamo. Teoricamente dovresti vendere i biglietti come furono venduti per la presentazione di Diego. E chi prende i soldi? E chi guadagna? Stiamo parlando tanto per... apriremo un fronte differente poi. Come si gestirà la festa? Come si è sempre gestito in questi due, ognuno si guarda la partita e fatti suoi. Quando si vuole festeggiare si va in piazza, si va per le strade, si va sul balcone e si festeggia. Insomma, questo è l'importante, è che chi festeggia lo deve fare senza mettere a rischio né la salute sua né la salute degli altri. Deve essere una festa, ma deve essere una festa sana, alla quale possono partecipare anche i ragazzini, anche i bambini, per favore. Detto questo, c'è una partita da giocare con la Salernitana che non è semplice. Sì, vabbè, certo. Niente. Ora, non c'è cercare di nuovo questa cosa come il mio. Non stiamo parlando di domenica, fra 15 giorni, fra 21. Però è vero. Non ce n'è bisogno, perché il livello di civiltà dei napoletani è eccelso. Però lasciamo in pace la città. Io voglio fare il miglior Napoli, vorrei parlare. Voglio aggiungere soltanto una cosa, che sta discorso dei diritti delle pay per view, sarebbe eventualmente superabilissimo, perché viva la radio, ci lavoro da 40 anni, Radio CRC, quindi voglio dire, si potrebbe anche ascoltare tutti quanti insieme per radio la partita Interlazio. Perché, scusa? Cioè, tu invece guarda la partita mi stai interrompendo? Ma come, mi interrompi? Tu vai allo stadio, al San Paolo, a sentire la partita a casa? Tutti quanti insieme a seguire la partita, ma perché? A sentirla, non a vederla. Ma la vuoi organizzare tu questa festa, che sei tu? Visto che sei tu, prendi tu, fatti dare l'istant quiz.
preferireste l'incarico dal Napoli o dal Comune di Napoli organizzare anche facciamo di una richiesta o comunque di un di Rai. Aspetta, non abbiamo manco finito il primo, già vuoi aspetta fare Rai con De Laurentiis, insomma, di queste. Ma non è possibile, ma ragazzi, ma perché dobbiamo sempre andare oltre le regole? C'è DAZN che paga fior di quattrini per trasmettere la partita. La partita che potrebbe avere più audience dell'anno la regalano alla Rai piuttosto che a 50.000 tifosi. Ma se non la fanno in contemporanea in TV proprio per i diritti. Esatto, perché adesso sono vendute due partite non una. Poi Massimo, ovviamente stiamo giocando, perché queste cose poi dobbiamo far capire. Vorrei capire, io sono un tifoso del Napoli, domenica vado allo stadio a sentire la partita. Certo, a sentire, vai allo stadio a sentire perché la partita. No, perché e non no. La vedi? Ma perché secondo te a qualcuno interessa quella partita? Interessa il risultato, semplicemente il risultato. Per stare tutti insieme, per festeggiare insieme. Marco, il senso è festeggiare insieme. Ma festeggi quando è finita la partita. Però il festeggiamento, Marco, il festeggiamento dello scudetto proprio a fine campionato. Ma quello è un altro discorso. Si trasmetterà in Rai? Quello può essere, ma quelli sono festeggiamenti. Quelli sono festeggiamenti che De Laurentiis farà dove vuole e venderà eventualmente, offrirà. Allora abbiamo un po' di cose da fare. Intanto, ragazzi, so che stanno arrivando anche altri messaggi che si possono anche leggere. Oltre a quelli, insomma, decidete quelli voi, buoni, no? Quelli a quelli buoni. Ho visto messaggi di Lorenzo, di persone che chiedevano perché Lorenzo Insigne non parla in questa occasione, non ha esposto la sua. C'è un amico che dice Roberto Liguori, dice degli spogliatoi del Napoli. Che cosa, Ciccio? Ha postato la foto dei festeggiamenti nello spogliatoio del Napoli. Vabbè, è sempre comunque legato al Napoli, no? Dico, però c'è un amico, Roberto Liguori, dice vorrei vedere Insigne, Mertens e Koulibaly festeggiare lo scudetto a Napoli. Sarebbe bello comunque. È vero, perché hanno fatto parte, insomma, anche loro, di un grande Napoli, di un grande progetto. Vogliamo divertirci a fare il miglior Napoli di sempre? Insomma, quel Napoli che poi ci è rimasto nel cuore. Questa mi sembra una buona idea. Ah, sì? Brava! Brava. Possiamo dire che abbiamo litigato sul numero 10. Ah, però! Allora, vai. Allora, per giocare con il nostro parterre abbiamo... messo... Diciamo che fia di un summit che tutti quanti diciamo. No, non diamo troppi meriti. Va bene, vai. Sorriso, troppi dettagli. Già li ospitiamo. Che ti stai spallettizzando, un bel sorriso. Abbiamo messo a paragone quattro Napoli, quelli che hanno saputo, non dico vincere perché c'è uno che non ha vinto, ma ha comunque lasciato qualcosa ai tifosi. Ha convinto. 1987, 1990, quindi i primi due scudetti, il 2018, che è l'anno di riferimento per quel Napoli invece di oggi, del 2023. Quindi i quattro Napoli che sono rimasti nel cuore, nella mente di tanti tifosi, chiaramente con il senno di poi, chiaramente uno non l'avremmo messo, voi capirete perché, ci sono dei calciatori che abbiamo messo a paragone e che vorremmo mettere a paragone votandoli appunto con il nostro parterre. I fantastici quattro. Allora, che sono poi tra l'altro accomunati secondo me da un'affinità elettiva, e cioè sono tutti e quattro rappresentanti del calcio moderno, quindi, quindi del calcio, diciamo, che ha più affinità l'uno con l'altro e che, secondo me, rispondono ciascuno a una grande caratteristica della quale poi magari alla fine si potrà parlare. Del 1987, chi prendi, Marco? Ma, no, come cioè, fatto il paragone Garella, Giuliani, Reina, Meretta. Vuoi fare il paragone? Sì, io prendo Garella. Io ho preso Reina. Chi prendi? Chi prendi? Io prendo Reina. Con grande dolore anch'io Reina. No, io pur di non prendermi Reina, che proprio l'ho attaccato per tutti gli anni a Napoli, per coerenza. Proprio Reina, che ogni tiro era un gol, mi prendo anche Meret. Mi prendo Meret. Benissimo. Grazie. Andiamo avanti. Difesa? Allora, chi prendete? Facciamo 4-3-3. Dai, 4-3-1-2, perché tanto su. Allora, facciamo così, cominciamo con l'uno che credo non abbia discussioni. Allora, se poi mettiamo Bruscolotti, Ferrara, Iusai, Di Lorenzo, io prendo Ferrara. Io prendo Ferrara. Io prendo Ferrara. Ok, 3, 4, no, 3, poi? Ferrara.
Chi prendi, Frambo? Di la verità. No, Ferrara, Ferrara. No, io non posso lasciare Bruscolotti di solo. Oh! Io piglio Bruscolotti. Bruscolotti, Massimo, tu? Ciao, Beppe. Allora, scusami, non ho sentito bene la domanda. Mi ripeti un attimo? Bruscolotti, Ferrara, di Lorenzo, io sai. Io sai, eh. Difficilissimo, difficilissimo, perché il cuore dice Bruscolotti. Vabbè, evidentemente Bruscolotti, va bene. Allora okay. Dico Bruscolotti. Andiamo avanti. Noi intanto stiamo segnando, vero Gennaro? Ok, andiamo centrali, avanti, Marco, i due centrali, chi prendi i due centrali? Tra Renica Corradini metto Albiol e Rachmani? Sì. Prendo Albiol. Per te, Franco? Albiol. Prendo anche io Albiol. Rachman Albiol? Albiol. Albiol. Ciccio? 0-0. Poi, vai, andiamo poi, avanti, Marco. Allora, Ferrario, Baroni, Koulibaly, Kim? Koulibaly. Koulibaly. Ah. Kim. Koulibaly. Per te aspetta Massimo D'Alessandro. E tra Kim e Koulibaly? Sceglierne uno, Massimo. È difficilissimo, è difficilissimo. Vabbè, dai, avete detto tutti Koulibaly, io dico no. Kim. No, io ho detto Kim. Kim, anche tu, allora dico anch'io Kim. Ciccio. Sono in dubbio tra Ferrari e Kim, allora dico Koulibaly. Vai Marco. Ferrari a sinistra non lo riproponiamo, proponiamo Francini, Goulam e Mario Rui. Okay. Allora, per me Goulam quel campionato poi si ruppe, non lo gioco tutto, io prendo Francini. Goulam. Francini. Più di Mario Rui? Francini. Goulam è stato per un periodo il migliore esterno sinistro d'Europa. Però lì poi non fece tutta questa. Andiamo avanti. Questo è facile secondo me. Però posso dire una cosa? No. Vai. Sul terzino destro, sai che per la capacità, per la qualità di Lorenzo... Di Lorenzo, ragazzi, ma sei è amico tanta di roba. Ciro, però come si fa diceva da questa roba, non c'è paragone. È tanta roba, nella completezza io di Lorenzo, mi rimangio, io metto di Lorenzo. Va bene. Ok, andiamo avanti. Ciccio Romano, Alemão, Jorginho e Lobotka. Io prendo Alemão. Jorginho. Io prendo Lobotka. Alemão dopo la conversione. No, io prendo Alemão, ci ho giocato assieme a Alemão, quindi so Lobotka. Che quello che è. Massimo Lobotka. Poi Allan, De Napoli e Anguissa. E De Napoli. Anguissa. 1-1. Anguissa. 2-1. Anguissa. 3-1. Ma mancano Modugno e Marolda. Il miglior Allan merita il voto. Ok, Allan per te Ciccio? Allan. Okay. Cioè non mi avete votato De Napoli, io non ci credo. No, Nando amico mio. Scusami Nando. Te voglio bene Nando. Scusami. Andiamo avanti. Vai Gennaro. Così non dici più quelle cattiverie quando mi vedi. Ci spostiamo a sinistra. Bagni, vai. Crippa, Hamsik oppure Zielinski che avete criticato tutti. Allora io qui metto come tipologia di giocatori Crippa, Bagni e Crippa simili a loro, Hamsik e Zielinski simili. Mi prendo Bagni. Hamsik. 1-1. Hamsik. 2-1. Sono caratteristiche diverse, ha detto Marco, 2-2. Prendo Bagni per la caratteristica di questo giocatore, ma non c'entra niente con Zielinski e Hamsik, sono completamente diversi. Perché Massimo? Giocatori diversi, ma prendo Salvatore Bagni. Bagni, per te? Salvatore Hamsik. Come non ho capito. Salvatore Hamsik l'ha battezzato così. Ciccio. Chi prendi? Io piglio Bagni. Vabbè. Sei sicuro? Lascia il cuore. No, se no mi chiama domani. Lascia il cuore. Va bene Bagni. Aveva carattere. Maradona. Appunto, Maradona. Poi andiamo avanti. Maradona però con chi lo mettiamo? Con chi vuoi mettere? No, ho capito, ma con nessuno! No, con nessuno! Quale escludi degli altri? Con nessuno! Però siccome non si gioca in 12, quale escludi degli altri? Insigne Kvara?
Devi escludere Politano e Carnevale. Facciamo così, uno, due, ognuno si sceglie la coppia di attaccanti. Dai. No, secondo, secondo me decide ordine, perché sta lui gestendo la situazione. Ha detto Maradona. Non c'è discussione alcuna, e se, no, altrimenti chiudiamo la trasmissione e andiamo a casa. Okay. Allora, Franco, non è che andiamo. Ci mannano. C'è già la l'euro qua fuori. Davanti a Maradona, okay, secondo me, dal mio punto di vista, c'è Careca. E a fianco a Careca c'è Kvara. Careca e Kvara. Io ci metto invece... Quindi Careca con Osimhen, Mertens e Giordano. Io metto Careca e Giordano. Io, Maradona, Careca, Giordano. Io provo a combinare la magica. Io provo, riporto la magica. Io provo a combinare le caratteristiche. Vai. E metto Diego 10, metto Osimhen e Bruno Giordano. Wow. No, io Rambo. Metto Maradona, metto Careca e metto Giordano. Eh beh, è la magica. Maradona, Careca, Kvaratskhelia. La penso come Franco. Ciccio? No, io sono per la magica, però devo dire una cosa. Non si può dimenticare che a Napoli in quei ruoli hanno giocato anche Cavani e Higuain. Non sono presenti in queste formazioni, ma sono stati due grandissimi. Il giochino Vezzi giocava un po' più defilato. No, no, non come centravanti, però. Pure come testa, era un po' più defilato. Adesso la scelta più bella. Bianchi, Bigon, Spalletti, Sarri. Ah! Io l'ho detto prima. Cioè il fuori ci sono due o tre top player nel Napoli, ma un super top player è Spalletti. Per me vince Spalletti. Ripeto. Vai. Ci sono vari top player in questa squadra. Il super top player è in panchina, per cui io tra gli allenatori prendo Spalletti. Io prendo Spalletti, che ha, con tutti i suoi difetti che fa anche rima, che non sono calcistici, e per un motivo semplicissimo. Perché con Maradona, secondo me, anche la buonanima di Oronzo Pugliese avrebbe vinto lo scudetto. Spalletti, per te. Espressione molto abusata qui a Napoli. Il Napoli di... Questo però è davvero il Napoli di Spalletti. Cioè, senza Spalletti questa sarebbe stata un'altra squadra, avremmo raccontato un'altra storia. Rambo. In assoluto quello che sono detto, Spalletti. Ma Spalletti perché ha creato qualcosa di... straordinario, da studiare per gli allenatori che iniziano adesso, in tutto, nella gestione, nei principi di gioco, nel mettere insieme i giocatori, quindi Spalletti è il vero fenomeno. Massimo. Io continuo a essere convinto che la squadra che ha espresso il miglior calcio negli ultimi 20 anni sia stato il Napoli di Sarri, però quel Napoli non ha vinto il campionato, per cui rispondo Spalletti. Ciccio? Spalletti sicuramente, io credo che Spalletti tra un paio d'anni, quando diventerà un po' più napoletano e si abituerà a vedere più il mare che la campagna, diventerà davvero grandissima. È sempre molto sottile, Ciccio. Denaro. Grazie alla nostra redazione super veloce, vi proponiamo anche quello che è il risultato di questa votazione, in base ai vostri voti. Quindi vi vado a leggere questo 4-3-3 con Reina tra i pali. Ah. Ferrara a destra, Gullam a sinistra, Albiol e Koulibaly la coppia centrale, Alemão in mezzo al campo con Amsic e Anguissa, Maradona chiaramente insieme a Giordano e Careca allenati da Spalletti. Vi faccio notare che ci sono 5 calciatori del 2018, quindi della squadra di Sarri, 5 calciatori dell'epoca maradoniana, uno solo, cioè Anguissa in mezzo al campo di quest'anno, con chiaramente Luciano Spalletti. Vi piace? Vi convince questa super formazione? Tre quarti della difesa di Sarri e tre terzi. Però la magica. Tre terzi della magica. La magica è magica. Sì. Perché non invitiamo quelli che stanno a casa a esprimere preferenze e giudizi critici su questa? Esatto. Su questa formazione? Innanzitutto, chi avrebbero aggiunto? Innanzitutto Giordano e Careca insieme, ragazzi, io proprio non riesco proprio a immaginarmi. Allora, vogliamo fare una cosa, pubblichiamo in tempo reale, se possiamo, Gennaro. Su tutti i nostri canali social, quindi in questa squadra qua. Maradona, Giordano e Careca. Cerchiamo di canalizzare l'attacco, cioè la magica. Sì. Marco, perdonami.
facciamo, mettiamo questa formazione sulla pagina Facebook, quindi andate su Facebook, la pagina del bello del calcio, per commentare questa formazione e capire insomma se siete d'accordo oppure no con questo gioco che abbiamo fatto tra i nostri ospiti. Intanto però abbiamo anche i risultati dell'Instant Quiz. Sì. Lo propongo, ve lo faccio vedere subito qual è il risultato del nostro Instant Quiz. La domanda era: eliminazione Champions, siete rammaricati o lo scudetto cancella l'amarezza? Con il 54% vince lo scudetto cancella l'amarezza, ma è il 54%. È pochissimo, alla volta. Poco alla volta. Come diceva, avevo detto che l'anime è a metà. Nero a metà, no? Vabbè, dai. Allora, pagina Facebook, il bello del calcio, intanto però smartphone alla mano, ma guardate il nostro spot di Neafit, il dimagrimento in relax, perché tra un po' partirà, ma non proprio adesso, partirà lo spot di Neafit, il dimagrimento in relax, perché si avvicina l'estate, quindi dobbiamo sentirci bene, in forma, c'è la prova costume e quindi dobbiamo fare una sana e corretta alimentazione, ma ve lo farò vedere tra pochissimo, intanto andiamo da Radio Marte. Ecco qua, c'è Marta che vuole leggere a tutti i costi un messaggio. No, non so... Mi ha fatto, stavo ridendo al la contrario sua, sempre anche, al contrario, no, al contrario. No, semplicemente c'era Massimo Sannino che è incantato davanti alla TV e dice: Arcurio è sempre più bella. Com'è? Arcurio? Ah. Saresti tu, Claudia Mercurio. Ringraziamo tutti i commenti positivissimi, chiaramente in molti chiedono di poter festeggiare poi lo scudetto insieme a te, ti invitano a casa loro. Diciamo nella foto che mettiamo, la formazione, ecco, non valgono i commenti contro Franco Ordine. Io durante il momento, durante il momento dello scudetto sarò in diretta con il Mattino, quindi sul mattino.it. Seguite la nostra diretta perché racconteremo naturalmente tutta la festa della città di Napoli. Fabiola, altro focus di Star Casino Sport lo dedichiamo alla prossima partita del Napoli contro la Salernitana in programma sabato 29 aprile al Maradona, partita valida per la 32esima giornata di campionato. Ma cara Claudia, il Napoli ormai è alle porte della conquista matematica della vittoria dello scudetto, perché mancano soli 5 punti. In merito a questo match andrei a consultare insieme a te e ai nostri amici telespettatori il nostro spin di Star Casino Sport, ma questa volta non andremo a parlare del singolo giocatore, ma vediamo cosa ci propone lo spin. Eccola qui la meravigliosa frizzante squadra di Luciano Spalletti, parliamo proprio dell'intera squadra, perché ha raggiunto dei numeri, dei dati fondamentali e importantissimo in questa stagione, in questo campionato. Parliamo però dei numeri inerenti ai gol realizzati in campionato. Sono ben 95 gol realizzati in tutte le competizioni e hanno subito solamente 31, con una media del 2,19 gol di media partita. Inoltre io parlerei anche, grazie all'osservatorio di Star Casino Sport, dei gol tra Napoli e Salernitana. Quanti gol ci saranno durante questo match? Vediamo come l'over 2,5 ha votato con un 50%, quindi dai 3 gol in su, over 3,5 con un 30%, quindi i nostri amici sono fiduciosi e hanno pensato che ci saranno più di oltre 4 gol, e un under 2,5 con un 20%. Quindi ci auguriamo che in questo match, il prossimo match del Napoli, sia ricco, ricchissimo di reti. Grazie Claudia, questo è tutto, ci vediamo dopo. Grazie Fabiola. No, io leggevo, grazie Fabiola, grazie a Star Casino Sport. No, ero qui perché leggevo i messaggi che ci stanno scrivendo sempre sotto la nostra diretta. E quello che mi è piaciuto di più è quello di Rino Mavilla, che scrive: pensavo Ferrari, avete fatto un pastocchio tremendo, cioè il Napoli scudettato dei record solo Anguissà? Sì, infatti, una cosa... Cioè, No, ma tra l'altro i tre Napoli dello scudetto è quello che l'ha vinto virtualmente. Fammi chiarire una cosa, Maradona... Giordano Careca, chiedevo al mister se uno come Spalletti avrebbe mai potuto far giocare insieme due giocatori come Giordano e Careca. Dici sì. E chi si sacrificava? Giordano è uno degli attaccanti tecnicamente più forti che ci sono mai stati. No, non c'è dubbio.
Careca, Giordano. I sacrifici chi li faceva però? Con quella squadra. Saverio Capasso, Napoli, Grippa, loro. Dice, confronti tra diverse squadre secondo me non si possono fare, ma per fare spettacolo va bene, dobbiamo ringraziare tutti questi giocatori. È bello, intanto... anche, bello anche il commento di Stefano, vai. È una teoria rivoluzionaria e dice... Secondo me l'errore più grande della formazione è inserire Maradona, perché altrimenti non vale, insomma, la comparazione con tutti gli altri. Va bene tutto tranne Kim al posto di Albiol e Kvara l'avevi messo in campo a questo posto, a questo punto al posto di Maradona. No, il più clamoroso per me è Reina. Senza, di Maradona. Senza considerare Maradona. Okay. Continuate a scriverci, Neafit, il dimagrimento, il relax. Detto questo, ci ragazzi... Ci sono altri messaggi, Claudia. Vai, raffica. Allora, tra Kim, Di Lorenzo, Osimhen e Kvaratskhelia, credo che almeno due dovrebbero essere nella formazione. Osimhen tra qualche anno sarà l'unico che potrà tenere testa ad Haaland. Questo è Emanuele che ci scrive. Giulio Panfili, Giulio da Porti ci dice, avete parlato di Insigne, credetemi, non lo vorrei neanche come tifoso alla festa dello scudetto del Napoli. Che cazzo, veramente. Guarda, mi piace perché il tifoso napoletano non porta collera. Cioè, non siamo rancorosi. Non siamo rancorosi, questo è poco ma sicuro. Giulio invece dice, ma scusate, Maradona e Kvara con Osimhen punta centrale sarebbe straordinario. Allora ragazzi, io ho che molti saranno giovanissimi e non hanno avuto modo di vedere, cioè Giordano e Careca, noi abbiamo loro hanno qualche capello bianco, ecco, io comunque ce l'avrei. Lo possono raccontare. posso raccontare un aneddoto. È veloce? Velocissimo. Qualche anno fa Maradona chiama Rigo Sacchi e gli dice: "Scusa mister, vieni ad allenare il Napoli. Sai, con me e Careca hai il vantaggio che cominci sempre da 1-0. E Sacchi risponde, sì, e quando tu avrai l'influenza o sarà squalificato Careca, come faccio? Rambo, tu hai detto, la partita con la Salernitana non sarà una partita semplice. Quella del Napoli, in casa, al Maradona. Sì. Dopo la pubblicità, ce lo spieghi perché, eh? Sì. Dopo la pubblicità, a tra pochissimo. Sta giocando bene. La capolista se ne va. La capolista se ne va. E se ne va. Tantissimi commenti in pochi minuti, c'è davvero di tutto, dal bella formazione all'avete sbagliato tutto, perché questo è il bello del calcio. Allora, in 4-5 minuti sono arrivati 50 commenti. Volevo però dire che chiaramente tutti quei nomi a cui siamo affezionati, i Crolli, i Cavani, i Mertens, non sono inseriti perché il giochino l'abbiamo inventato così, ma fino a fine stagione, visto che ormai lo scudetto è vinto, possiamo divertirci, diciamo, con altre formazioni, continuate a votare e farci sapere la vostra e poi vediamo che top 11 arriverà. A me basta questo, Luigi Onorato dice siete grandi, bella formazione. Ma ti devi prendere anche le critiche. Va bene, ce le prendiamo, beh. A chi hai lasciato fuori? Condivido la formazione, il mister. No, più che altro nessuno fa il nome di Higuaín. Per affetto dico che manca Mertens. Eh sì, vedi? L'affetto forte. Giorgio Esposito. Claudia, scusami. Perché anche adesso che si è messo Spalletti, no? E metti Maradona, Kvara e Careca, non va bene. Cioè, nel senso che Kvara ha bisogno di giocare un certo tipo di calcio. Poi sì, questo gioco è perfetto, si gioca mettendo le qualità, perché Ferrara con Spalletti è un grandissimo difensore, Ferrara grande, non giocherebbe destro con Spalletti. Esatto. Marta, volevo dire appunto che oggi si commenta qualsiasi cosa voi stiate dicendo, addirittura c'è un spettatore che commenta Energas dicendo complimenti, la pompa più economica che abbia mai trovato. Ma questo è per i messaggi al contrario? Messaggi al contrario o messaggi... Beh, però questo posso. Non l'ho mai letto. Risponda. Posso, Claudia? Vai, Rita. Siamo anche quelli che danno dei premi fantastici, una grandissima qualità. E perdonatemi, la qualità si paga. Ecco, hai capito? Diciamo, vogliamo fare una cosa? Io andrei oltre. Andiamo là. Qua. Diciamo, diventiamo un po' più professionali. Sì. Andiamo un po' anche. Ok, Rambo? Che cosa succederà sabato contro? Siamo il livello e poi da Rambo. Siamo il livello e poi da Rambo. Che peraltro, se volete arricchirvi, venite da me sotto l'aspetto tecnico. Se no, no. Io credo che partire trovi la squadra più scomoda in questo momento da affrontare.
perché il suo allenatore ha fatto un gran lavoro da quando è arrivato, ha dato consapevolezza. Io credo che se il Napoli gioca da Napoli non c'è problema, però ci sono tante distrazioni questa settimana. Se tu pensi di averla già vinta, ancora prima di scendere in campo, trovi un avversario che ti mette in difficoltà per l'imprevedibilità, per i giocatori che c'ha davanti, Dia, che Candreva in questo momento sta facendo bene, giocherà Boateng su Lobotka. È una squadra tosta in questo momento, quindi sta bene, ha fiducia. Sicuramente potrà perdere, ma il gol te lo farà. Ha un grande portiere. Il gol te lo farà, quindi. Ha un grande portiere, dice Ciccio. Ochoa. Sai che... bravo, sì, è vero, sta salvando delle partite. Io ho fatto la Salernitana sabato, tra l'altro. Sto guardando la classifica io. Come ha giocato? Vecchietto, ma bravo. Ma è una squadra che ha trovato continuità, sia di atteggiamenti che di. Anche di qualità di gioco, però. Nelle ultime 8 ha fatto 6 pareggi e 2 vittorie. È una squadra che ha delle buone. Io non prenderei come paragone la partita che ha fatto il Sassuolo. Facevo un focus veloce sulla Salernitana, che è una squadra organizzata, che sta trovando anche una certa solidità, che ha delle buone individualità, che lì davanti crea sempre occasioni. È una squadra che ha ancora ansie da classifica. È vero che qualche punticino di vantaggio ce l'ha da gestire, ma però, tutto dipende dal Napoli. Però è chiaro che ci sono valori differenti, però ecco, è importante anche il modo in cui ci arrivi, no? Io sono certo che, a prescindere da tutto, questi giorni a Castelvolturno ci si proverà ad isolare, insomma. Comunque hai un'opportunità così grande che è chiaro che entrerai in campo con una... In genere a Castelvolturno invece c'è tanta allegria aperta a tutti, non si salvano mai. Io penso che non ci sarà partita. Penso che non ci sarà partita. Il Napoli vede lo scudetto. Secondo me è giusto che tenti di vincerlo in questo fine settimana, perché comunque sarebbe un record e che rimane nella storia e sarà difficilmente battibile. Penso che la Salernitana venga a giocare a Napoli con uno spirito, sì, battagliero, nel senso che lotta per non retrocedere, anche se si è fatto un tesoretto di 7 punti che non sono pochi. Solamente la Salernitana verrà a giocare a calcio e giocando a calcio perderà, come è giusto che sia. No, Massimo. No, mi interessa di sapere dal mister, che segue in maniera particolare la Lazio, se la Lazio può vincere a Milano, ecco. Perché mi sembra... L'Inter fermerà in qualche modo la Lazio, oppure ecco, ci sono possibilità che la Lazio possa fare la partita? Ecco, se si sono fatti un bagno di umiltà per la sconfitta col Torino? La Lazio? Dico quella, la sconfitta col Torino? Col Torino, sì. Da quello allora, che ha detto Sarri non mi sembra. No. Esatto, e questo ti dico, perché quando si il perde meteo. Uno che se la prende con il tempo, perché ha fatto caldo e è aumentata la temperatura. Uno che se la prende con l'arbitro dicendo che deve essere sospeso. Uno che se la prende con la giustizia sportiva dicendo che devono dimettersi. Nel giorno in cui perde meritatamente con il Torino in casa, vuol dire che tenta di raccontare la favola di Cappuccetto Rosso. L'unica cosa è che l'Inter arriverà alla partita di domenica sera con qualche scoria della semifinale di Coppa Italia, che giocherà con la Juventus in settimana, e con la testa comunque al derby, che non detto sarà la settimana, cioè, ha un calendario lì, cioè, questo derby, fammi finire, questo derby un po' la testa la consumerà ai giocatori dell'Inter e del Milan, fino a quando non verrà giocato. Detto questo, troppi alibi dici di Sarri. No, vabbè, ma quello è per quello ho detto, se si fanno un bagno di umiltà può andarsela a giocare. Io credo che l'Inter è l'unica delle squadre di davanti che ha due squadre. Sì, è vero. Sì. Che ha due squadre. Cioè, tu vai a vedere la formazione che ha giocato ad Empoli, è una squadra che se gioca, fa un campionato, arriva tra le prime 4, prime 5. Allora, l'Inter... Condivide anche Ciccio. L'Inter, che se non ha la Champions League, dove ha fatto un exploit inatteso, è una stagione fallimentare, perché l'Inter è una squadra che doveva lottare per lo scudetto. 11 sconfitte è una cosa sola. Anche per come sono arrivato. Posso dire una parola a favore di Sarri? Io lo so che da quel lato lì, insomma, la tribunetta è un po' ostile, però...
fatte salve... No, non all'allenatore di calcio, bravo. Alla comunicazione. Fatte salve le estemporaneità e le esuberanze comunicative. Parliamo di un signore allenatore. Sì. Uno straordinario l'aspetto allenatore. Tecnico è una cosa. È fuori discussione. Io questo lo metto da parte. Abbiamo come discusso allenatore, ho mandato i messaggi pure al direttore sportivo della Lazio. Ma al di fuori vabbè, di questo, perché cercavi lavoro, dai. Questo è... No, non cerco lavoro. Non è, specialmente lì. Il discorso è... L'aspetto tecnico è una cosa, di allenare sul campo è una cosa. L'aspetto di comunicazione, di creare alibi ai giocatori, di alzare lo step è un altro. Infatti, detto... E questa cosa, tornando al discorso di prima, dello scudetto qui a Napoli, perdere in albergo, sempre troppi alibi. Sì. Sempre troppi la Coppa ancora. E la Champions e diventa la Coppa e la Champions, ascoltami, la Champions, l'Europa League diventano impegni che non si possono fare Rambo, con lui. Rambo, non li fa fare certi discorsi che a me passare per vittimista proprio non ci riesco, non lo sono. Ma io ricordo quell'Inter Juventus. Dai. Io ricordo quell'Inter Juventus. Ma stiamo parlando. Io sto parlando che Orsato, dopo anni, abbiamo parlato e sapete che ha detto, lo ricordo, che ha detto Orsato, ha detto ho sbagliato però, a non ammonirlo perché ero troppo vicino. Però, ragazzi, ha detto perché ero troppo vicino. Voglio dire, stiamo facendo una cosa. Nel giorno in cui il Napoli vince lo scudetto, mi tirate fuori Orsato, ma per favore basta. Vi prego, ma stiamo davvero, parlando di Napoli, io vengo da una città, Roma, ok, dove i romanisti da anni il palazzo, i laziali il palazzo, Napoli il palazzo, non si vince mai pensando al palazzo, siamo più forti del palazzo, chiunque è più forte del palazzo, cioè se il giorno in cui vince lo scudetto pensi all'ammonizione dei Pjanic, non ne esci più. Ma non mi sembra che noi stasera nella scaletta proposta all'ottima Mercurio abbiamo parlato solo di arbitri o solo di torti arbitrali, abbiamo parlato anche di altre cose. Non esci più dal trauma, è da lì che non esci più. Non esci più dal trauma. Ancora parlano del gol di Turone del 1980. Io non faccio riferimenti al palazzo, io dico, nel calcio si sbaglia e così come sbagliano gli allenatori, i presidenti, i calciatori, sbagliano anche gli arbitri. In quella circostanza anche gli errori furono una discriminante. Beh, anzi, furono decisivi. Che si sbaglia, il Napoli quella domenica, che fece? Come? E se solo decisivi vanno sottolineati. Che cosa fece il Napoli quella domenica? L'ha persa. Quanto e dove? A Firenze. 3-0. Punto. Vacci a giocare a Firenze in quelle condizioni. Ho capito. Allora, noi a Firenze, a Roma, a Pescara, dove volete, andiamo... Da Gennaro? Sì, volevamo far vedere la classifica aggiornata e ripetere ancora anche per questo turno che senza Napoli sarebbe stato un bellissimo campionato, perché Lazio, Juve, Milan, Roma, Inter, anche Atalanta che con la vittoria di questa sera si rituffa nella corsa Champions. Nel prossimo turno ci sarà il doppio scontro Milano-Roma, Lazio-Inter, anzi Inter-Lazio e Roma-Milan, che a questo punto non possono sbagliare perché c'è veramente... C'è veramente il tutto per tutto, te lo faccio sapere tra due secondi. Va bene. C'è veramente il tutto per tutto, quindi i tifosi del Napoli possono stare tranquilli perché sostanzialmente l'Inter non credo che vada a fare troppi problemi alla Lazio, chiaramente in casa. L'Atalanta gioca a Torino contro il Torino. No, gioca l'Inter in casa, eh? Sì. L'Inter in casa. Bene. Le domande simpatiche da parte del parterre. Ho un messaggio solo per i nuovi utenti. Se vi registrate su Star Casino Bet avrete un bonus rimborso del 50% fino a 25 euro sulla vostra prima scommessa più un mese di abbonamento TV Premium. Tutto questo che vi permette di divertirvi in sicurezza e in maniera responsabile. Tra l'altro in grafica, amici, trovate anche l'offerta di NetBet e di Coder. Questo è tutto dal mio angolo informativo, ci vediamo settimana prossima. Grazie. Grazie Fabiola. Hai appuntamenti di Radio Marche? Noi non possiamo darvi premi, non vi diamo premi, ma come no? Abbiamo tantissimi gadget, venite a trovarci in radio, vi aspettiamo. Regalate sempre gadget, io vi ascolto. Vi lanciamo proprio così a chiunque passa dalla finestra. Vi ascolto dalle 5 del mattino alle 5 e mezza. Alle 5 e mezza. Vi ascolto sempre, dormo con la radio, vivo con la radio. In coppia con anche Vincenzo De Nessis, quindi in trio. Ci vediamo sabato mattina. No, sabato mattina. Sabato mattina dalle 8 alle 10. Perché Gigi e Ross ci hanno ciullato il posto. Sì. Li salutiamo. Grazie Gigi e Ross, vi vogliamo bene. Un disastro ovunque, in TV, in radio. Grazie a Radio Marte perché il bello del calcio è sempre targato Radio Marte.
Io saluto Niclò che mi ha vestito questa sera, ma tutti questi gioielli grazie ad Aurelio Baiano che è qui. Aurelio, ti puoi alzare che non ti abbiamo mai inquadrato? Ecco, grazie a Aurelio Baiano con tutti i suoi gioielli. Ma soprattutto noi facciamo un'intera trasmissione quasi di 2 ore per un unico obiettivo, cioè quello di andare a mangiare. Guardo il signore lì. No, io sto a dieta. Ah, tu sei a dieta? Guardo il signore qui, si mangia bene a Napoli, no? Molto bene. Oh, e noi mangiamo tutte le sere a Galleria Leone, tutti i lunedì sera, Piazzetta del Leone a Mergellina, tra l'altro una location che si presta a tantissimi eventi. Detto questo, io direi di dare appuntamento a tutti i nostri amici lunedì prossimo con il bello del calcio, ma ci sarà Giochiamo d'anticipo, ma ci sarà un palinsesto sempre gremito e tanti appuntamenti che poi cambiano man mano, anche perché il Napoli non si sa, insomma, quando vincerà lo scudetto. No, volevo fare una domanda. Vai. Visto che oggi quando Franco e io siamo arrivati alle 7:15 non c'era nessuno, ed era il 24 aprile, lunedì prossimo che è 1° maggio, chi troviamo qua? Cioè, tu ci sarai? Non lo so, voglio sapere se ci siete voi. Vabbè, noi ci siamo, è il 1° maggio, ma non possiamo lasciare il nostro pubblico, e grazie per i tantissimi messaggi che ci sono arrivati questa sera. Marco Mazzocchi, Franco Ordine, bravo. Grazie a Francesco Modugno, grazie a Roberto Rambaudi, Massimo D'Alessandro, grazie a Ciccio Varolda, grazie a Fabiola, Rita, Gennaro Arpaia, Marco Martinez, Ciro Salatino, grazie a tutto il pubblico e da Claudia Mercurio. È tutto per questa settimana. Ciao!